Signore e signori, benvenuti e ben ritrovati con il solito e prezioso appuntamento del martedì con la Grande Filatelia e con Bolaffi. Anche questa sera insieme fino a mezzanotte per ben tre ore ci troveremo a parlare, a confrontarci su quello che è il grande tema del collezionismo filatelico con una selezione di proposte nuovamente veramente interessanti. Un ringraziamento sentito, lo ripeto spesso, ma è veramente mio dovere ricordare che l'intero Staff Bolaffi lavora tutta la settimana per offrire ai propri clienti, appassionati, sostenitori della TV il meglio eh? quella ricerca spasmodica delle rarità per ovviamente far sapere a tutti voi che Bolaffi è capace di cercare sul mercato anche quelle serie o quei francobolli di grandissimo prestigio che permettono ai collezionisti non soltanto di andare a eh, chiudere quelle caselle eh, che rimangono spesso dei sogni ma anche di guardare la filatelia con una riflessione legata a un patrimonio che si costruisce che si sviluppa bai che si accresce eh, con tutti quelli che sono gli aspetti positivi, l'esenzione le, eh, da, da tassazione sul capital gain, tutta una serie di vantaggi che tanti di voi magari non conoscono e che sarò ben lieto di sviscerare durante la nostra puntata. Ma fatemi tornare sul tema eh, dei ringraziamenti perché eh, un doveroso e sentito eh, appunto, eh, pensiero verso Erika che è il nostro riferimento principale eh, dello staff, eh, dello staff TV Bolaffi che anche questa sera ha saputo stupire il sottoscritto che proverà a stupire voi proprio perché presenteremo delle chicche veramente straordinarie mi fa molto piacere quando riesco in queste tre ore a raccontarvi eh, di eh, francoboli che hanno fatto la storia eh, delle varie collezioni faccio riferimento a Regno faccio riferimento a qualche eh, busta volata che ci racconterà i grandi record degli anni 90 e quindi parleremo anche della collezione del volo che sta tornando in auge dando un suggerimento in anticipo a coloro che seguono anche quelle che possono essere le indicazioni che durante le nostre puntate diamo a tutti coloro che ci seguono eh, permettetemi però anche di eh, ringraziare e salutare subito Alberto il nostro cameraman che tanto mi sopporta e eh, che col sorriso cerca sempre di di eh, qualche modo addolcire eh, quelle che sono le mille richieste che faccio in diretta e eh, che insomma lo faccio sempre un po' impazzire. E poi il centralino, la nostra cara Cristina, eh, l'invito tra l'altro a proposito del centralino, oltre al ringraziamento, è quello di sfruttare quello che noi chiamiamo l'on demand. Eh, non c'è soltanto nelle TV private, c'è anche nelle nostre eh, promozioni in diretta, la possibilità quindi. Per voi che siete a casa, di mandare un messaggio, di fare una telefonata chiedendo l'anticipazione di quello che è presente in scaletta e chiedendo appunto di stravolgere quello che può essere l'ordine che noi abbiamo pensato nella presentazione dei prodotti, andando immediatamente a farvi vedere e ammirare quelli che sono gli oggetti che interessano, che fanno parte della collezione che state eh, sviluppando e quindi diciamo eh, rispondere immediatamente e in diretta, lo sottolineo, a quelle che sono le vostre esigenze senza dover magari aspettare l'intera puntata, anche se noi vi invitiamo sempre a farlo, perché magari avete altri impegni e altre esigenze. Quindi sfruttate questo particolare eh, servizio, questa agevolazione che vi diamo, di partecipare eh, in maniera assolutamente proattiva alla puntata stessa, al nostro forum filatelico. Quindi mi raccomando, i numeri li vedete, potete telefonare 011 55 76 346 oppure il cellulare 342 830 -0090, o mandare un sms o un messaggio Whatsapp. Come funzionano? Come funzionano le nostre promozioni? Lo dico soltanto perché tanti di voi transitano per la prima volta sul nostro canale, dovete sapere che noi presenteremo... Tante speciali offerte dedicate al mondo appunto del collezionismo, dai grandi francobolli e le grandi rarità all'invito al collezionismo, che è un'altra, eh, diciamo eh, così, parte importante della nostra puntata, delle nostre puntate, dove promuoviamo quelli che possono essere dei piccoli passi per iniziare ad entrare nel giusto modo, con le giuste tempistiche all'interno del nostro mondo. Quindi acquisti fatti su collezioni di base, che, eh, eh, diciamo con i fogli e album. Che vi permetteranno di iniziare anche a fisicamente a vivere eh, quello che può essere un eh, inizio di collezione e valutare con, nel giusto modo se proseguire o meno. Le eh, opzioni che eserciterete attraverso il contatto telefonico non sono acquisti, lo sottolineo fin da subito e lo ribadisco ma servono solo ed esclusivamente a garantirvi la prelazione, cioè nel momento in cui vedrete stasera grandi rarità o grandi oggetti, la disponibilità è pari ad un solo esemplare, il primo che esercita la prelazione ha diritto di vederlo a casa, quindi ci si incontrerà presso il vostro studio, presso la vostra abitazione o magari invece presso le nostre filiali a Torino, Milano, Verona e Roma o meglio ancora, se siete distanti e scomodi, vi raggiungeremo con uno dei nostri consulenti presenti su tutto il territorio italiano e vi mostreremo dal vivo, ecco qua una bella immagine che ce li presenta tutti, ci sono anch'io lì inserito nel mezzo, ma eh, come vi dicevo, eh, la possibilità di vedere l'oggetto dal vivo, magari approfondire anche alcuni temi e eh, aspetti che durante la puntata non sono riuscito a raccontarvi nel giusto modo e in seconda battuta eventualmente concretizzare l'acquisto. Questo è molto importante perché non si esegue nessun acquisto con una telefonata, ma ci si garantisce l'opportunità di visionare l'offerta, che spesso scoprirete a dei prezzi vantaggiosi, ci sono delle offerte che noi facciamo solo ed esclusivamente per i nostri clienti tv. Quindi siate però rapidi, non fate come accade spesso, direi quasi tutte le puntate, di chiamare, di pensare quel secondo in più, arrivare secondi e magari non poter usufruire dell'offerta che vi presenteremo. Iniziamo però, eh, vabbè, intanto voglio fare ancora un ringraziamento sempre parlando dello staff TV che va ad Enrico in regia. Enrico mi raccomando questa sera stupiscimi, eh, aiutami a raccontare ai nostri amici a casa eh, quelle che sono le preziose rarità che presenteremo con qualche altro contributo eh, che ci permetta me di meglio contestualizzare le offerte e i prodotti. Eh, dunque, eh, direi di iniziare come di consueto una carrellata che vi presenta buona parte delle proposte di questa sera, le iniziate a vedere, potete già interagire con il nostro centralino per chiedere di vederne una piuttosto che l'altra in anticipo e subito. Ma eh, diamo un ampio respiro a quelle che sono le straordinarie proposte di questa sera con una carrellata. Partiamo con una serie eh, che tanti conoscono e che tanti sanno bene quanto è difficile reperire nell'ambito dei servizi del Regno, i segnatasse mascherine, serie completa, questa sera disponibile anche qui in un'unica offerta, in un'unica opzione, però c'è. Eh, eh, qui c'era stata una presentazione circa un paio di mesi fa, me lo ricordo di questa serie prestigiosa che era andata in conferma e, e avevamo avuto delle richieste, no? come si dice, eh, in, um, in attesa, in attesa nel senso che le abbiamo congelate e adesso abbiamo l'opportunità di rimostrarvi questa preziosa serie dell'Ottocento, eh, le mascherine del 1890 pensate. Qui abbiamo una delle serie invece di riferimento del cosiddetto Regno Moderno, siamo all'interno del capitolo della posta ordinaria, è una delle tre serie più prestigiose della posta ordinaria del Novecento filatelico italiano il congresso filatelico. Qui iniziamo intanto a capire il calibro e l'importanza delle proposte di questa serie, perché tanti di voi sanno bene che il congresso filatelico è una delle serie più significative, appunto, del 1900. E questo eh, giustamente avvalora ulteriormente la nostra puntata e le incredibili proposte. Proseguiamo però perché qui davanti ne abbiamo un bel po', e abbiamo uno stretto riferimento. Stasera vedremo qualche speciale offerta dedicata a uno degli antichi stati più prestigiosi, anzi mi, di dire, mi permetto di dire dal punto di vista cronologico il primo antico, antico stato, colui che porta i francobolli in Italia, e cioè il lombardo veneto. Abbiamo in questo caso l'emissione con ben 5 valori, eh? quindi insomma un'emissione abbastanza importante che tanti di voi ammireranno anche nella sua eleganza, nella sua bellezza completa. Poi abbiamo a fianco sempre del Lombardo Veneto una bellissima curiosità. Tanto questa cartina. Sì, sì, Enrico, non ti preoccupare, ci faceva giustamente notare Enrico che gli antichi stati fanno riferimento all'Italia preunitaria, quando l'Italia era ancora completamente no, costellata di realtà autonome che eh, vivevano ovviamente da un punto di vista amministrativo in maniera assolutamente esclusiva e di conseguenza avevano una propria eh, produzione di francobolli differenti tra l'altro eh, nelle singole realtà che hanno fatto sì che la collezione degli antichi stati non è soltanto la più antica ma anche una delle più seguite in termini proprio di fascino, rarità e importanza dei francobolli, pochi ma tutti significativi. Questa sera con piacere vi portiamo una chicca, una curiosità, i francobolli per giornali... Eh, del Lombardo Veneto 1851 per avere intanto un, un riferimento temporale. Ecco che è una testa di Mercurio, signori, è sicuramente un oggetto che non costa tanto, ma che potrebbe arricchire in maniera significativa la vostra collezione. Soprattutto se avete intenzione di comprare o di, o di ragionare, diciamo, sull'avvio eh, di una collezione dedicata ai territori del Lombardo Veneto, quindi le regioni che solitamente rispondono più velocemente. A, questi, a queste sollecitazioni sono proprio il, il, la Lombardia e il Veneto, che eh, sono i territori in cui questi francobolli sono stati utilizzati. Poi ci spostiamo, capitolo consolidatissimo, capitolo che non smette mai di eh, come dire, affascinare e di creare interesse e sempre più collezionisti rivolgono l'attenzione eh, ehm, al capitolo appunto, che sto per annunciare, la posta aerea. Il volo di Balbo, i grandi francobolli che hanno celebrato la crociera del 1933, questa sera in esclusiva TV per voi, un servizio di Stato, signori. Se quando eh, ci piace parlare eh, di, di alte cariche dello Stato, se quando ci piace parlare di comunicazione ufficiale tra il re e i suoi pari e i, e i ministri eh, dell'epoca con le autorità che furono coinvolte al di là dell'oceano durante la crociera. Ecco che non possiamo, fare, eh, non, possiamo fare, non possiamo non fare, scusatemi, stretto riferimento al trittico servizio di Stato che è veramente una gemma della posta aerea italiana ormai indiscussa e eh, qui davanti ai nostri occhi. Ne abbiamo uno in offerta speciale eh, eh, su cui, tra l'altro, vi formuleremo una proposta irripetibile perché associeremo anche lo straordinario album che celebra il volo appunto della seconda crociera transatlantica. Proseguiamo perché abbracceremo tutti i eh, capitoli filatelici italiani, andiamo su uno dei più moderni, ma anche qui nuovamente uno dei più in voga: i Naturali d'Italia. Qualcuno di voi a inizio gennaio si è tolto veramente il piacere, il gusto di opzionare due proposte, le prime proposte dedicate ai Naturali ehm, d'Italia appunto del 2019. Questa sera ne abbiamo uno tra i più, eh, io direi, emblematici, no? perché spesso. Anche Alberto, che è lì, che con la sua telecamera punta i nostri francobolli, magari non riesce bene ad individuare le differenze. Invece in questo caso riusciamo a, a raccontare nella maniera più semplice quella che è la nascita di un francobollo naturale, la sua diversità, ma anche la sua omogeneità, se vogliamo, eh, che fa sì che questi francobolli, nonostante le loro differenze, siano stati utilizzati regolarmente. Quindi. Diformi ma non deformi, eh? una, un, una sorta di definizione che la Bolaffi ha dato per aiutare i collezionisti a comprendere l'importanza ma anche il valore e il significato della nascita di questa collezione che si chiama Naturali d'Italia. Anche qui insieme al francobollo regaleremo l'album, l'album che contiene o che vi permetterà di contenere non solo il francobolla ma anche anche eventualmente gli altri naturali, quindi iniziare perché no una eh, collezione dedicata a queste straordinarie rarità moderne, ancora possono esprimere il loro potenziale in termini di crescita economica e non a caso nel nostro catalogo gli dedichiamo sempre una sezione è apposita, quindi nonostante non, non, diciamo ci sono casi in filatelia dove un francobollo non deve avere per forza cent'anni per essere raro sì, questa è tendenzialmente la, eh, eh, come possiamo dire, normalità perché più è antico, più è difficile solitamente ritrovarlo a distanza di secoli, ma in alcuni casi, come quello del Naturale di Italia, abbiamo delle rarità moderne, cioè che nascono da poco perché nascono già come rarità, poi dopo entreremo più nel dettaglio. Bene, alla mia sinistra Alberto ha già puntato il suo cannocchiale, simpaticamente, una serie molto importante, la numero uno, pensate, dei pacchi postali del Regno d'Italia, anche qui torniamo sul tema dei servizi, una serie che eh, facciamo fatica a reperire sul mercato soprattutto in, con un certo tipo di standard qualitativo, questa sera eh, ve la presentiamo e inizieremo anche a parlare di aumenti di catalogo perché eh, l'ho già detto la scorsa puntata, siamo ormai alle porte dell'uscita del nuovo catalogo che ci porterà eh, tutte le nuove eh, indicazioni di valore sulle singole. Serie. Abbiamo già dei rumors concreti e ve li segnaleremo con degli aumenti che potete in qualche modo scoprire. Sapendo che questi aumenti però non sono ancora in vigore, manca pochissimo, si tratta forse ormai di una settimana o forse due e quindi poter acquisire oggi questi francobolli vi garantirebbe un vantaggio economico, direi, sostanziale. E nel caso specifico, per esempio, la serie eh, dei pacchi postali eh, aumenterà, aumenterà si sa già eh, di circa un centinaio di euro, quindi signori, svegli, attenti anche a questi suggerimenti. Ultimo ma non ultimo, qualcosa di speciale, lì a sinistra, sì, vedete la mia mano che lo indica con un certo impeto, abbiamo eh, i grandi record, le grandi buste collezionate in tutto il mondo, in questo caso siamo di fonte al eh, primo giro del mondo senza scalo eseguito con un pallone, da quella che è stata una dinastia di temerari, perché quando dico... Picard, faccio riferimento al nonno, ma faccio riferimento anche a Bertrand, in questo caso, che compì nel 1998-99. Eh, lo scopriremo poi dopo il perché ho detto questa doppia data, eh, riuscì a compiere eh, il giro intorno al mondo senza scalo con un pallone aerostatico. Pensate, il tutto celebrato, testimoniato e confermato da un numero ridottissimo, pensate 1250 buste che furono trasportate fisicamente eh, sul eh, pallone aerostatico e che furono annullate in partenza e in arrivo e questo ovviamente ha generato un oggetto da collezione veramente significativo che ancora oggi appunto riceve diverse richieste e una grossa attenzione sul mercato, tanto più perché si va ad inserire all'interno di un contesto che è un contesto che ho cercato di sottolineare già nelle scorse puntate e lo ribadisco oggi perché noi siamo qui anche a diffondere notizie riguardanti il mercato, eh, uscirà eh, prossimamente una collezione dedicata alle trasvolate internazionali, la Bolafi sta facendo un progetto editoriale bellissimo, quando uscirà ovviamente la domanda di questi oggetti tornerà ad essere incalzante e tornerà a crescere in maniera significativa, ecco che poter comprare oggi questi, eh, questi oggetti straordinari che testimoniano le avventure, i record, le conquiste aviatorie che l'uomo ha fatto a partire dall'Ottocento fino agli ultimi record che poi sono del 2000, in un percorso eh, ben eh, raccontato, descritto da quella che sarà la collezione del volo che lanceremo e che genererà grandi collezionisti, nuovi collezionisti e che aumenterà di conseguenza la domanda eh, di questi oggetti di conseguenza i prezzi cresceranno quindi sono delle tendenze sono delle analisi che condivido con voi per darvi anche dei suggerimenti la direi che eh, insomma eh, la nostra eh, puntata parte nel migliore dei modi signori c'è ancora tanto altro chiedete al centro di un'anticipazione non siate timidi provate a partecipare alla nostra puntata. Ancora qualcosa del regno, il numero uno d'Italia, ci sono degli altri oggetti che cercherò di raccontare durante la nostra puntata, se li volete vedere prima, perché magari dovete poi guardare qualche altro programma o avete qualche altro impegno familiare, chiedetecelo, lo faremo immediatamente. Bene! Direi che una presentazione di massima l'abbiamo fatta e possiamo iniziare un percorso invece mirato, no? un percorso che ci porta, Alberto puoi scegliere, guarda ti faccio scegliere perché mi sembra un giusto tributo, scegli da cosa vuoi partire e lo faremo con grande piacere. L'ordine, tanto, sono tutti oggetti importanti e scopriremo che poi il valore dei francoboli è dato dalla rarità e dalla loro qualità e qui poi il tema che ci lega eh, alle proposte Bolaffi che sono sempre molto attente appunto alla ricerca e all'individuazione di oggetti di qualità medio alta. Allora partiamo dal 1890, Berto tu sei legato a questa data, non potrai immaginare quanto lo siamo noi della Bolaffi perché nel 1890 venne fondata o fu fondata la Bolaffi stessa e quindi ben 100. 29 anni fa, signore, il prossimo anno facciamo 130 anni di consapevolezza ed esperienza nel mondo della filatelia, eh, un biglietto da visita importante. Allora, le mascherine, giusto? Mascherine, innanzi innanzitutto, un piccolo prologo, parliamo, parliamo di che cosa? Di servizi, quindi quei francobolli che furono creati e furono realizzati, eh, per diciamo, utilizzi alternativi o paralleli a quelli che classicamente eh, diciamo, siamo no normalmente abituati a pensare, cioè quello della spedizione delle lettere. No, c'erano anche per esempio i segnatasse no, che ovviamente venivano, cioè la tassazione che essi dovevano assolvere veniva eh, certificata proprio dalla l'acquisto di questi eh, francobolli e qui siamo di fronte a una serie, una tra le prime pensate, proprio del segnatasse che Nascono da una serie realizzata eh, diciamo nel 1870 che fu sovrastampata nel 1890 proprio perché nel regno non si sprecava nulla. Quindi la serie dei segnatasse cifre Novale nella terza emissione del 1870 aveva, ovviamente, era stata prodotta e c'erano diverse disponibilità nei magazzini eh, no? del, del, dell'Istituto eh, delle Regie Poste Italiane. Quindi cosa successe? Successe che alcuni di questi francobolli in funzione di un cambio di tariffa necessario ed imminente furono sovrastampati, vedete, e cambiò in qualche modo la fisionomia perché furono, furono inseriti, fu inserito nell'ovale centrale questa, eh, vedete, quasi, sembra quasi un cannocchiare, eh? adesso permettetemi un attimo di essere eh, così eh, simpatico nelle definizioni. Bene, cosa successe? Suo punto fu introdotto questa sovrastampa particolare eh, che coprì quel numero che in realtà ancora noi possiamo vedere, no? eh, dell'1, 2 eh, eh, centesimi sottostante con quell'inchiostro di colore amaranto. Fu inserito invece, vedete, questo, questo, questa base di colore nero con l'indicazione dei nuovi valori, 10 centesimi, 20 centesimi e in questo caso davanti ai nostri occhi il 30 centesimi. Un qualcosa che tra l'altro ha delle imperfezioni, ma che lo rende anche affascinante perché siamo nel 1890 e di conseguenza i sistemi con cui vengono realizzati e anche sovrastampati i francobolli sono ancora decisamente imperfetti, ecco che in questo caso lo vediamo bene insieme, la eh, sovrastampa con l'indicazione del 30 centesimi non è perfettamente centrata no? ma eh, il classicismo di queste operazioni, la bellezza che ci riporta un'Italia ben diversa da quella che siamo eh, abituati a vivere oggigiorno rende questi francobolli sicuramente molto interessanti e poi c'è un altro tema la difficoltà nel reperire questi, questa serie, questa serie che normalmente sul mercato si trova con valori separati, cioè isolati, la Bolaffi invece ve la propone nel primo lotto di questa sera, perché ve l'ho detto, è una serata speciale e lo scoprirete insieme a me. Le mascherine sono riferite al lotto. Farei uscire magari l'indicazione numero 8, per una qualità del eh, diciamo eh, 30% quindi in perfetta linea con la qualità media di mercato eh, ripeto eh, 1890 e eh, signori parliamo di francobolli che hanno eh, insomma 129 anni eh. già solo il fatto di poterli ammirare già solo il fatto di poterne discutere No? è un qualcosa di straordinario, figuriamoci che non sono stati usati perché sono nuovi questi francobolli e in più, altro fattore non di poco conto che cercherò di eh, ricordarvi sempre perché diventa un fattore centrale quando noi andiamo a comprare un francobollo di, di così antico e soprattutto con una sovrastampa che deve essere autentica, deve essere stata realizzata nel 1890 in questo specifico caso. Come facciamo a saperlo? Non lo possiamo sapere se non chiediamo a un'azienda come quella, come la Bolaffi, di mettere nero su bianco, di certificare l'oggetto, di fornire un pedigree storico, di dettagliare le sue caratteristiche, onde evitare proprio di andare poi, diciamo, a eh, così... Um, come possiamo dire, a, 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 a mettere un dubbio, a, a far sorgere quell'indecisione rispetto a valori importanti come queste mascherine che costano 2.445 e, e, e valgono quella cifra grazie alla loro rarità, grazie al fatto che oggi sul mercato ne troviamo pochissime, grazie al fatto che eh, nelle condizioni qualitative che vi ho appena menzionato sono spesso difficilissime da trovare sommando tutti questi fattori ne viene fuori un prezzo di mercato e tanti di voi non sono abituati a pensare ai servizi eh, non sono stati abituati o non hanno magari posato la loro attenzione o la dovuta attenzione verso i francobolli dei servizi ma sappiate che i servizi sono diventati oggigiorno una certezza all'interno della collezione e quindi il suggerimento è quello di eh, porre eh, di valutare e di non fermarsi a quelli che possono essere magari delle, degli schemi mentali laddove di, magari mi è capitato così di confrontarmi con alcuni clienti che dicevano no, ma io faccio prima la posta ordinaria e poi faccio il resto no signori guardate che talvolta questa scelta non può essere così premiante non è la scelta giusta ma in che termini ve lo spiego perché magari oggi c'è l'occasione sulle mascherine a 2445 magari noi in testa volevamo giustamente avevamo deciso avevamo ragionato nell'ottica di andare a costruire Prima la colazione della posta ordinaria e trascurando le offerte sui servizi, questo che, cosa succe, questo che cosa comporta? Comporta che magari poi dopo due o tre anni ai servizi ci arrivate, dopo due o tre anni avete il piacere di andare a completare realmente la collezione e cosa succede? Che magari le, le, le mascherine eh, saranno cresciute di valore, si saranno valorizzate ulteriormente, magari non spenderemo più 24,45, magari andremo a spendere chissà. 3.000, 4.000 euro, non lo so, è solo per dirvi che cosa: che non esiste una scelta che può essere necessariamente e obbligatoriamente legata al periodo storico, a un determinato capitolo. Affrontate la filatelia con uno sguardo aperto, cogliete le occasioni piuttosto. E questa è certamente una buonissima occasione perché come prezzo, come rapporto prezzo-qualità, poter acquisire una serie delle mascherine autentica garantita in qualità al 30% con lievi tracce eh, di linguella vuol dire fare un acquisto ragionevole, vuol dire fare un acquisto, eh, come dire, oculato. Ecco, se riusciamo ad evitare di imbrigliarci da solo all'interno di schemi... Eh, collezionistici troppo rigidi, secondo me, mh, ve lo dico da esperto, facciamo la scelta migliore. Prendiamo quando e valutiamo e, e ragioniamo quando c'è l'occasione. Se ci chiedete in questo momento tre serie delle mascherine, non le abbiamo in tutta la Bolaffi, perché è una serie che non si trova per nulla con facilità. E chiudo, tanto più se vogliamo avere la certezza che quella sovrastampa, e qui il tema centrale, sia autentica. Signori, deve essere autentica. La sovrastampa non deve essere applicata vent'anni fa, deve essere stata applicata nel 1890 per essere autentico. Perché un francobollo con una sovrastampa postuma cosa vuol dire, signori? Vuol dire che il francobolo è un falso ed è pieno il mercato. Avete bisogno di questo, avete bisogno di un'azienda come la Bolaffi che si pone davanti ai vostri occhi garantendovi totalmente l'acquisto. Tanto più perché parliamo di oggetti che hanno ormai una dignità collezionistica elevata. Proseguiamo però al centralino le richieste. Cristina, intanto sono arrivati dei saluti. Sì, adesso li farò volentieri, eh, contraccambierò. Vabbè, intanto inizio con uh, salutare il signor Girolamo da Cosenza. Eh, un caro saluto a, a eh, il signor Giacomo da Palermo eh, eh, potrei andare avanti sono piccoli saluti mirati che eh, faccio dopo aver raccolto eh, tante eh, vostre mail dopo aver letto tante vostre mail aver raccolto tramite il nostro staff alcuni vostri saluti durante la settimana e quindi è doveroso eh, contraccambiare eh, con insomma, il vostro affetto Ora eh, torniamo in studio però richiedete, è ancora disponibile al centralino le mascherine, se siete interessati possiamo anche tornare a rivederle a, e a, ad, eh, come dire, ad analizzare altri aspetti che, eh, su cui volete delle eh, specifiche, ma eh, io devo proseguire perché voglio abbracciare i desideri collezionistici di tutti i nostri amici della tv ed ecco che direi di proseguire. Alberto, andiamo in ordine, cosa dici? Eh, vogliamo... ti faccio scegliere stasera, eh, perché tanto. Sono talmente belle le proposte di stasera che non sbagliamo. Ovunque tu vada con la tua telecamera, non sbagliamo. Non sbagliamo perché è veramente una puntata speciale. Da tutti i punti di vista, rarità a prezzi eccezionali. Ora, Regno d'Italia. Molto bene. Molto bene. Ottima scelta, Alberto. Allora, la premessa è. Nel Regno d'Italia, nel Novecento, quello che noi chiamiamo il periodo del Regno Moderno che parte dal 1910 e arriva fino alla fine del regno, cioè al 1945, quando poi eh, eh, diciamo giungerà. Ecco, I fatti storici ci racconteranno della nascita della Repubblica Italiana. Ecco. In questo lasso di tempo abbiamo molti francobolli interessanti, eh, le commemorative lunghe ne parliamo sempre, sono tanto richieste, sono anche belli i francobolli. Abbiamo delle serie che hanno una dignità superiore. Bene, le serie di posta ordinaria più importanti di tutto il periodo che intercorre dal 1910 fino al 1945 sono tre. E ve le cito. La Garibaldi del 1910, il, la serie Manzoni del 1923 e il numero uno, quello che stiamo vedendo. Il congresso filatelico del 1922. Quindi siamo di fronte alla serie più importante dal punto di vista collezionistico e poi scopriremo adesso anche perché del regno moderno. E insieme, no, proprio per quel, per quel piccolo... Passatemi termine, il termini gioco che facciamo insieme, nell'andare a scoprire perché una serie è diventata rara e perché il congresso filatelico è oggi, ma lo era anche già vent'anni fa e anche 30 anni fa, signori, una serie di assoluto rilievo all'interno del panorama della collezione del regno. Non a caso, è una serie che difficilmente riusciamo a portarvi in tv in proposta. Allora, prima di tutto, unica serie disponibile. Quindi una sola chiamata per questo straordinario, straordinario direi, reperto della filatelia degli anni venti. Allora, siamo nel 1922. Come, insomma, non dico di prassi, ma come si suoleva fare all'epoca, proprio nell'ottica di, di, di una passione crescente che ormai spopolava in tutta Europa, che era appunto la filatelia. Nel 1922 viene organizzato, pensate, eh, un congresso filatelico nazionale nella sede di Trieste, nel 1922. Una quando questa presentazione sì, molto bene. Ok, ok, non mancheremo. Allora, stasera tra l'altro di Colonia abbiamo due offerte particolari mirate che direi che insomma ci, ci permetteranno dunque però allora andiamo solo a terminare chiedo eh, intanto ringrazio il nostro gentile il signor? il signor Nedo lo ringrazio per aver telefonato e chiesto appunto di vedere le offerte eh, di colonie perfetto eh, un minuto termino il congresso e poi passerò subito alle offerte speciali sulle colonie di questa sera allora, 1922, congresso filatelico, viene realizzato a Trieste, vengono prese delle giacenze di eh, magazzino, eh, o meglio, dico di magazzino, signori, immaginate che eh, le officine carte lavoro, eh, del regno producevano i francobolli e li stoccavano giustamente, no? Ecco, vengono prese delle giacenze, delle serie, Michetti e Leoni, nelle diverse emissioni, e vengono sovrastampate con la scritta Nono Congresso Filatelico Italiano Trieste 1922, che vedete su ogni singolo, dei, eh, singolo valore di questa serie di 4, e vengono pensate, distribuiti ed inviati solo all'ufficio centrale di Trieste. Quindi, primo fattore determinante per la rarità di questa eh, splendida serie, viene distribuita, cioè eh, il. Volentieri, grazie, adesso in ordine eh, insomma, ci occuperemo di eh, rispondere e soddisfare tutte le richieste che sono arrivate al centralino. Permettetemi solo un secondo di finire perché è veramente una serie prestigiosa. Anche qui vi chiedo di rimanere attenti, eh, anche se non collezionate il regno. Dicevo, nel eh, 22 vengono inviati... A Trieste, all'ufficio centrale di Trieste, quindi se io nel 22 volevo comprare questo francobollo, solo a Trieste potevo ottenerlo. Ed ecco, che, ed ecco che la giacenza di una serie che sarebbe stata venduta solo ed esclusivamente nei giorni in cui il congresso si tenne proprio a Trieste, capite che la realizzazione in termini di numeri fu decisamente ridotta decisamente ridotta, perché, come dichiara in maniera molto, diciamo, ehm, dettagliata, e, ecco, eh, 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 specifica, ecco, eh, la cosa interessante è che, appunto, furono eh, realizzati circa, pensate, cioè circa, furono realizzati soltanto 35.000 esemplari, 35.000 serie, signori. Ora siamo nel 1922. Facciamo i calcoli: sono passati 80, 90 anni abbondanti. Eh, buona parte di questi francobolli furono realizzati per essere richiesti e venduti. Eh? Quindi, signori, cioè, 15.000 pezzi sono niente. 15.000 serie, forse ho detto 35 per errore prima, vero Alberto? Ti chiedo scusa, rettifico subito, mi sono confuso. 15.000 serie furono realizzate, inviate a Trieste, buona parte sono state vendute, oggi abbiamo di fronte a noi una serie completa con ovviamente anche qui la garanzia del certificato Bolaffi, la richiesta per questa serie prestigiosa unica disponibile, facciamo uscire la titolazione al ehm, Enrico perché è molto importante, eh? facciamo uscire la titolazione è di soli 3.985 euro, soli 3.985 euro, qualità 30% che la qualità no media, perché? Perché furono prese delle giacenze di magazzino, quindi non badarono più di tanto alla centratura, alla bellezza del francobollo, sovrastamparono questo numero limitato di serie e le inviarono di fretta e furia a Trieste, laddove appunto si celebrava e si realizzava questo incredibile congresso filatelico. Signori, tutti questi componenti fanno sì che la serie del congresso sia oggi un punto di riferimento assoluto per tutti i collezionisti del Regno. Se non c'è nella vostra collezione non perdete l'occasione, perché un congresso a 3.985 euro è un'offerta assolutamente molto vantaggiosa. Perché se non lo sapete potete autonomamente andare a vedere il nostro catalogo o potete informarvi. È una delle serie che nel periodo moderno è cresciuta di più di valore in termini proprio di prezzo negli ultimi 15-20 anni. Perché? Perché non se ne trovano, signori, e dobbiamo trovare quelle serie che hanno un certificato storico in modo che la sovrastampa sia autentica, perché oggi riprodurre quella sovrastampa è un gioco da ragazzi. E Bolaffi decide di quel piccolo stock o di quel poche serie che si sono... Eh, oggi, sono oggi arrivate fino a noi, devono avere anche delle caratteristiche in termini di certificazione. Sommando tutto questo, oggi come oggi, eh, vi faccio degli esempi pratici, se riusciamo a trattare 4-5 serie all'anno del congresso filaterico, e vi ricordo che Bolaffi compra e vende grandi collezioni tutti i giorni, questi elementi vi fanno capire che non è una rarità a parole, ma una rarità concreta guardate soltanto un catalogo di 5 6 anni fa e vi accorgerete della crescita economica che sta vivendo questa straordinaria serie del Regno Moderno 1922 lo ricordo, non linguellata 3985 euro chiedeteci anche la possibilità di lazionare il pagamento chiedeteci quegli ulteriori servizi che vi mettiamo a disposizione per far sì che possiate accedere anche alla grande filatelia e che possiate anche voi annoverare all'interno della vostra collezione uno straordinario reperto del passato come questa serie completa del congresso filatelico. Ultimo, ultimo suggerimento, non comprate i valori sbagliati perché poi non riuscite a completarla, perché questa serie è molto rara e non si trovano i valori sbagliati. Non a caso la Bolaffi da sempre tratta solo la serie completa, come in questo caso. 3.985 euro è una richiesta assolutamente al di sotto di quella che è la media no? riferita al prezzo che solitamente eh, vi dobbiamo chiedere per questi francobolli, e quindi signori, la scelta sta a voi. Noi in tv abbiamo portato uno straordinario oggetto con le caratteristiche giuste, con una rarità ormai consolidata. Comprarlo oggi vuol dire non subire gli aumenti di catalogo che ci saranno tra due settimane e ci, si tratta di partire, magari, anche col piede giusto per, a, eh, per accedere diciamo, alla grande filatelia del Regno d'Italia. Valutate la richiesta al centralino, una sola serie disponibile, sembra banale per me dirlo perché era scontato che, che fosse così, ma io direi che eh, dobbiamo eh, proseguire perché le proposte sono tante e perché giustamente ci sono diverse richieste eh, dei nostri cari eh, eh, insomma, telespettatori, Colonia. Dunque, di Colonia, ve lo anticipo subito, prima di iniziare a raccontare, intanto magari facciamo una piccola eh, sì, sì, presentazione visiva, eh, abbiamo in particolare due offerte che però hanno bisogno di una presentazione, ho bisogno di una presentazione in che termini? Allora, voi sapete che noi trattiamo le isole eh, italiane dell'Egeo, voi sapete che trattiamo eh, anche l'occupazione dell'Albania. Allarga un attimo Alberto, che li facciamo vedere tutti e due. No? Bene, esiste una collezione strutturata, no? eh, giustamente fatta di diversi invii, quando li abbiamo disponibili ve li presentiamo, eccetera, eccetera, però stasera c'è un'occasione particolare e lo voglio spiegare perché. Perché, a prescindere da quello che è il percorso eh, delle collezioni fatte appunto a step, questa sera abbiamo un qualcosa di particolare. Cos'è successo? Abbiamo acquisito da un nostro eh, cliente una collezione che presentava eh, diciamo all'interno alcune parti della collezione dell'Egeo e dell'Albania. Volendo fa fare un trattamento speciale, volendo regalare ai nostri amici della TV un qualcosa di eccezionale, abbiamo quindi una unica disponibilità sia per l'Egeo e sia per l'occupazione italiana, per una selezione particolare di francobolli che adesso andremo a vedere, ad un prezzo scontato speciale. Quindi usciamo dallo schema solito con cui vi presentiamo queste serie, guardatelo come un'offerta extra dedicata a una sola proposta per uno e per l'altro. Chi accede avrà un prezzo scontato extra che appunto gli permetterà di accedere a una selezione straordinaria, parto di qui. Eh, parto con le isole italiane dell'Egeo. Allora, vabbè, come sempre, regaliamo anche i signori i fogli perché sono dovuti, affinché voi possiate poi andare a collezionare i francobolli stessi. Ok? Isole italiane dell'Egeo. Lo ricordiamo un attimino la storia. Eh, ehm, insomma eh, siamo eh, nel 1912 a seguito della guerra italo-turca eh, l'Italia va a eh, occupare una serie di isole eh, che tanti di voi avranno sentito menzionare Rodi, Carchi, Calimno, Caso, Cos, Leros, Lipsos e via dicembo Piscopi, Scarpanto, Simi, Stampalia, vengono dette quasi tutte eh, che appunto vengono occupate e diventano degli avamposti attraverso il quale l'Italia Controlla eh, no, eh, l'impero diciamo, turco eh, o ottomano che sia. Bene, eh, cosa voglio dire? Voglio dire che questi territori vengono forniti di francobolli appositi e vengono realizzate delle serie di francobolle che recano la sovrastampa, isole italiane dell'Egeo, che adesso Alberto vi mostrerà, che venivano periodicamente inviate proprio sulle isole per permettere ai nostri eh, diciamo, eh, militari di comunicare sia con lo Stato centrale e anche poi con le loro famiglie, eccetera, eccetera. Con grande difficoltà eh, queste, eh, questa collezione, ehm, diciamo, eh, riusciamo in qualche modo a proporvi ecco, delle, delle selezioni di francobolli, ma questa sera l'offerta è straordinaria, parliamo da una collezione comprata così come la vedete ora con alcuni valori mancanti sì, ma con una selezione importante già di valori, in cui sotto abbiamo per esempio l'emissione con l'ala stilizzata di Rodi del 34, che tanti di voi sanno essere una serie comunque di un certo prestigio, prima abbiamo visto l'intera serie Virgilio, eh, completa tra l'altro, sì sì, l'abbiamo vista, andiamo pure avanti Alberto perché sono tanti, i eh, Franco Buon, non è che sono tre o quattro. Ecco qua, eh, ci riferiamo per esempio alle missioni degli espressi e anche ai provvisori. Eh, guardate, che belli con bordi di foglio. Eh, signori, vi faccio vedere, fate attenzione perché c'è solo questa richiesta. C'è quello che vedete e che vi offrirò adesso, eh, che è una selezione piuttosto ric ricca di francobolli dell'Egeo, eh, al prezzo che vedremo tra un poco. Anzi, eh, Enrico, sfatiamo il mito, dai. Ve lo dico subito così è bene che a casa sappiano La richiesta in offerta per questi francobolli è, è 625 Ma questa sera avete un'offerta speciale per voi A soli 590 euro portate a casa tutti e 73 francobolli nuovi Dedicate alla collezione dell'Egeo Isole italiane dell'Egeo Tutto quello che vi faccio vedere in offerta speciale con un'unica occasione C'è cioè una sola persona potrà telefonare e dire sì, voglio e desidero vedere questi 73 valori e desidero anche e soprattutto pagarli solo 590 euro. Questo prezzo non ve lo riproporremo più perché questa è una collezione a sé stante che abbiamo acquisito in queste speciali condizioni da un cliente. Non è un multiplo, non è un inizio di collezione, non è un lotto, è un qualcosa di così, unico direi. Guardate quanti sono i valori, eh. la serie Giotto, la prima mostra di Triennale d'Oltremare, eh, con la relativa posta aerea del 1940, altra serie prestigiosissima e conosciuta, la serie Giotto che è molto curiosa e bella perché fu realizzata anche appunto, per l'Italia, no? eh, per quanto riguarda il suolo italiano e fu eh, sovrastampata anche per le isole dell'Egeo. Invece la L'emissione che stiamo andando a vedere invece fu realizzata non a mezzo sovrastampa, non fu, diciamo, ehm, appunto, ehm, trasformata se vogliamo uno, e adattata. Ecco all'utilizzo eh, in quei territori delle isole ma nacque proprio appositamente solo esclusivamente per le isole lo vediamo infatti in questa straordinaria questa è molto bella come serie guardateci anche un po' nell'aspetto artistico ecco nella valutazione che state facendo perché sono francobolli veramente molto significativi eh, abbiamo alcuni scorci abbiamo la lupa abbiamo ehm, insomma alcuni riferimenti anche nella parte eh, sottostante è una serie molto bella, questa è anche molto conosciuta nell'ambito delle colonie. Eh, la, la, la fiera la Triennale d'Oltremare di Napoli, celebrata anche nelle isole. Eh, italiano del leggeo vado avanti scusami Alberto allarga pure eh, anche se siamo in diretta lo so che non è bellissimo quello che stavo facendo ma andiamo, andiamo avanti perché mica è finita signori vi ho detto 73 francobolli originali dai più importanti ai meno importanti l'offerta è questa signori è una sola collezione è per voi a 590 euro quando già a 625 era un'offerta speciale quando già a 625 era un'offerta iper Scontata. Ma lo possiamo fare semplicemente perché c'è stata questa acquisizione particolare. Se me ne chiedete due, non le ho, se me ne chiedete mi dite ah devo fare un regalo ai miei due figli, purtroppo non possiamo, c'è solo ed esclusivamente questa, serie in offerta, un una tantum per voi. Fatta, ripeto, e composta anche da serie molto importanti che solitamente inseriamo nei lotti, che solitamente facciamo un po' più fatica a scontare. Abbiamo terminato, eh? qui è finito. quindi eh, Enrico puoi far vedere attraverso la registrazione nuovamente i francobolli eh, facenti parte dell'offerta? Perché, eh, signori, perché non provate a casa a eh, come si dice, eh, eh, così, fare un piccolo conteggio eh, de, dei francobolli che vi sto mostrando e a rendervi così conto di quanto sia vantaggioso il prezzo unico di questa serie? E non, signori, quando ci sono anche ogni tanto gli affari, se possiamo li condividiamo, cerchiamo di, di metterveli davanti agli occhi. Eh, se, non avete franco, se amate le colonie e non avete i francobolli dell'Egeo, a 590 euro 73 francobolli nuovi fior di stampa, ma quando mai li trovate? Ma quando mai li ritrovate, signori? Non li ritrovate più? Allora, cogliete il suggerimento di Massimiliano della Bolaffi, lo facciamo perché possiamo e lo possiamo fare soltanto per questa unica collezione. È stata comprata così, tu cur, L'abbiamo messa all'interno del nostro album. Ovviamente, vi regaliamo i fogli e vi regaliamo la possibilità di sistemare la vostra, la vostra eh, potenziale eh, diciamo, eh, collezione eh, per poter conservare al meglio i francobolli, ma soprattutto vi offriamo un prezzo irripetibile. 590 euro allora intanto il centralino è occupato eh, ci sono delle diverse chiamate aspetto che Cristina mi dia la conferma nel momento in cui cioè no meglio in questo momento ancora non ho confermo quindi telefonate se trovate il centralino occupato mandate un messaggio vi richiameremo però non perdete la possibilità di risparmiare dei soldi su francobolli che sono interessanti che stanno man mano, col, insomma, con, in questi ultimi due anni, l'avete visto, ve ne sarete accorti: le colonie sono diventate una collezione fortemente in voga, eh, le offerte Bolaffi hanno creato tantissimi collezionisti, sono, le richieste sono aumentate in via del tutto esponenziale. E tra l'altro, non vi dimenticate di un altro aspetto. Qui c'è un catalogo, lo stiamo rimpaginando, tra un mesetto uscirà anche l'aggiornamento Colonie e si parla di aumenti che toccheranno anche il 20% di alcune serie. Signori, eh, paradossalmente, eh, eh, pensate, mi posso anche permettere di sbilanciarmi, perché non so se ci siano in questo momento titoli finanziari che vi garantiscano in qualche modo aumenti del 10-20%. Ecco, accadrà invece sulle colonie. E allora pensate una cosa, pensate all'aumento di catalogo sommato al fatto che su questa unica collezione vi possiamo fare un prezzo speciale che non possiamo proporvi per nessuna altra collezione. È un qualcosa di extra che esce dal canone normale con cui vi presentiamo le collezioni, diciamo a step, è un'occasione unica Parla da sola, 590 euro per voi. Riflettete ma non troppo, il primo che arriva fa un affare, perché questo è un affare, non sapete che non sono abituato a usare aggettivi, non ci piace fare i venditori, noi proponiamo, ma in questo caso permettetemi di usare un pochino più di enfasi, perché 590 euro, se andate a sommare il valore di catalogo è superare i 1000 e quando mai riusciremo a proporvi un prezzo così concorrenziale? Mai più, perché esiste solo per questa serie che abbiamo comprato e che è composta di, di particolari serie che sono state assemblate, non manca molto al completamento tra l'altro anche della collezione e quindi non perdetevi l'occasione. Insomma, io vi ho presentato tutte le serie, sono 73 valori, adesso a voi la scelta. Cristina mi aggiorni per favore, so che sei impegnatissima, fammi solo sapere quando eventualmente verrà eh, confermata affinché io possa comunicarlo al nostro pubblico a casa e che eh, insomma, lo stop alle chiamate. Però nel frattempo... Visto che in realtà eh, la, 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 la proposta è similare anche se ci occupiamo di un qualcosa di completamente diverso, sempre colonie o meglio occupazioni, eh, eh, ci riferiamo alla seconda offerta, anch'essa proveniente dalla medesima occasione e collezione, anch'essa proposta a un prezzo speciale, solo ed esclusivamente una sola richiesta, quella che vedete. Occupazione italiana dell'Albania 1939. Io vado avanti, come sempre anche contributi storici che ci permettono un pochino di arrivare, no? A eh, eh, così, un pochino un attimo, guarda, fammi solo vedere un secondo, per favore. Sì, eccolo qua, eh. Un secondo soltanto, perfetto, ecco qui. Allora, facciamola vedere, dai. Molto bene. Allora, partiamo da qua gentilmente. Guarda, io tanto ho poi le, le mostro tutte quante. Allora, cosa è successo? Faccio un breve prologo, prologo perché è, è dovuto, eh. I primi francobolli dell'amministrazione italiana dell'Albania vennero emessi nello stesso mese del 1939 nel quale era avvenuta l'occupazione, sovrastampando alcuni valori locali, ok? Quindi i primi francobolli dell'occupazione dell'Albania sono francobolli albanesi che l'Italia sovrastampa. E, e, dopodiché vengono fatte delle apposite emissioni no, che giustamente celebrano la vita quotidiana, in questo caso vedete addirittura un tema molto sentito, la cura delle infanzie, degli infanti, le malattie all'epoca erano diffusissime, quindi c'era una forte attenzione verso la cura e l'attenzione verso le, la prole. Nel corso dello stesso anno, quindi del 39, poi furono realizzati i francobolli della serie, venivano presi i francobolli della serie imperiale, sovrastampate, quindi furono creati anche dei francobolli italiani che dopo eh, andremo a vedere insieme, cioè realizzati in Italia e, e per essere appositamente... Eh, eh, utilizzati in quei territori l'Albania che eh, veniva in quel momento governata per l'appunto dall'Italia vennero emessi anche dei servizi pensate, a questo punto si sì, si sì, posso sì, dimmi pure Alberto che voglio farli vedere tutti eh, perché anche in questo caso mica parliamo di un'offerta di una serie soltanto di francobolli, no c'è una selezione, ecco qua li abbiamo appositamente anche in questo caso eh, come dire, indicati allora Cristina... Bene, eh, grazie, grazie mille Allora Cristina, la richiesta sulle colonie è lanciata Mi, mi puoi aggiornare perché so che eri al telefono C'era il eh, rosa Sì, però io ho presentato intanto l'offerta sull'Egeo sulle Adesso sto presentando l'offerta sull'Albania Siccome sono offerte uniche a prezzo speciale Solo per questa puntata in un'unica disponibilità Ti chiedo gentilmente di confermarmi Se poi qualcuno esercita la prelazione in modo da comunicarlo allora, torniamo all'offerta dell'Albania, come vi stavo dicendo. L'occupazione allora, eh, eh, dell'Albania si compone di 21 valori, tutti fiori di stampa e più i fogli in omaggio. Andiamo a vederli, guardate che belli anche eh, questi francobolli. Abbiamo eh, le emissioni, per esempio, del 39, eccola qua, eh, dell'assemblea costituente, eh, poi la serie pittorica del 1940, eh, che ci riporta ovviamente... Con alcune vedute alcuni scorci della vita quotidiana in quei territori tra l'altro ci sono anche delle donne in costume ma ci riportano poi anche la figura di vittorio emanuele diciamo eh, terzo in quale reggente okay? eh, di questa appunto di questa di, que di questa regione che poi l'italia l'occupazione ovviamente durerà fino al 1943 quando poi la rottura degli accordi e dell'asse cosiddetto tra eh, L'Italia e la Germania porterà la Germania a occupare con la forza eh, nuovamente l'Albania. Eh. Quindi ci saranno le missioni anche poi tedesche. Allora abbiamo, eh, abbiamo sì, sì, ok, grazie. Eh, intanto sì, saluti, eh, saluti ad Andrea, grazie ancora per esserci anche tu. Eh, e dunque, dicevo, la serie, l'offerta non finisce qui perché. Sì, sì, ce ne sono ancora due perché abbiamo anche i due servizi. Sì, sì, ma io li metto in diretta, guarda, non è bellissimo. Il bello della diretta è proprio creare dinamismo. Abbiamo l'effigie sovrana e stemma albanese per quanto riguarda i servizi espressi. Bene, tutti e 21 i valori e l'offerta scontata Porta, porterebbe a 418, ma per questa sera noi riduciamo ulteriormente lo sconto, o meglio riduciamo ancora l'offerta e aumentiamo lo sconto portando per una sola lotto unico, lotto 395. Pensate, francobolli originali autentici garantiti Bolaffi emessi dal 39 al 43 che celebrano l'occupazione italiana dell'Albania avvenuta durante ovviamente la seconda guerra mondiale. Il discorso è lo stesso, è un lotto, una selezione, che include serie rare e serie meno rare, che ha un prezzo di catalogo importante, che in offerta avremmo dovuto vendere a 4.18, ma stasera per una sola serie di entrambi i due casi vi offriamo un vantaggio economico concreto. Non posso non negarvi che il miglior consiglio che vi posso dare su, questo specifico, su questa specifica proposta è quella di non farvele sfuggire tutte e due. Di non perdere questa straordinaria occasione legata a una selezione di francobolli importanti del periodo coloniale. Che questa sera potete acquisire ad un prezzo veramente speciale. 395. Euro 21 valori per quanto riguarda l'Albania, 590 73 valori per quanto riguarda l'Egeo. A voi le riflessioni, al centralino le richieste, come sempre, tanto eh sì Enrico ti ringrazio, continua pure a mostrare perché al centralino ci sono sì delle richieste, ma sono riferite, cioè sono riferite, eh, sono ancora come si dice, richieste di informazioni, non ancora delle prelazioni vere e proprie. Allora, noi proseguiamo, lascio eh, come dire, eh, a voi le opportune valutazioni, eh, mi raccomando, però eh, i consigli noi ve li diamo. Non siate indifferenti, perché quando c'è da risparmiare dei soldini e comprare francobolli importanti, sinceramente mh, vorrei sentirvi come dire attenti e veloci. Eh, perché il primo che arriva gode di questo vantaggio economico sostanziale, il secondo purtroppo non potrà accedere, perché non ne abbiamo più, non abbiamo più questa composizione, questa specifica offerta. Torneremo a presentarvi lotti secondo eh, i vari eh, step, come si dice, eh, i, i vari eh, passi che potete fare all'interno delle collezioni eh, citate. Bene, c'era una richiesta Cristina per una speciale busta, eh, volata che abbiamo che ci fa parlare di un francobollo famosissimo, il francobollo più famoso eh, d'Italia, il Gronchi Rosa, eh, che però eh, siamo solitamente vedere eh, diciamo allo stato di nuovo, una storia affascinante che ci riporta al 1961, laddove per un errore tecnico in fase di realizzazione eh, del francobollo che celebrava la visita del presidente Gronchi in alcune grandi realtà del Sud America eh, viene sbagliato il confine del Perù, quindi il francobollo dedicato alla sosta, alla tappa peruviana, viene ritirato durante la notte e di conseguenza viene prodotto un francobollo con quella modifica corretta. Qui si vede benissimo perché a sinistra abbiamo Rosa quindi il Gronchi Rosa, che ha, vedete, quella parte mancante a nord, che tra l'altro era oggetto, pensate, anche di una disputa a livello proprio di guerra civile eh, tra i due paesi confinanti e le popolazioni che abitavano appunto la parte a nord. Quindi viene fatta una modifica in corso d'opera, viene prodotto un francobolo sostitutivo che è quello grigio, il 205 lire grigio, vengono ritirati i Gronchi Rosa dagli uffici postali e eh, insomma... Trattandosi, pensate, di un, eh, di un, eh, come dire, di un lunedì di Pasquetta, laddove gli italiani all'epoca, come ancora oggi fanno, pensano eh, giustamente a tutt'altro che all'acquisto dei francobolli, ecco che buona parte dei francobolli eh, del Gronchi Rosa non furono distribuiti e questo permise eh, eh, di creare immediatamente un fenomeno e una rarità. Ma. La storia cosa ci dice? Che il francobollo sostitutivo fu realizzato per cosa? Per andare anche a affrancare le buste che erano pronte per, eh, diciamo, viaggiare proprio con il, eh, il, il volo, pensate, del presidente Gronchi e andare a eh, sostituire, vi dicevo, a fare un'operazione manuale coprendo il Gronchi Rosa con il francobollo corretto, con il francobollo grigio, no? creando però anche, dal punto di vista collezionistico, degli straordinari oggetti. Eh, diciamo cosiddetto di posta viaggiata ora stasera abbiamo una curiosa e eh, eh, direi anche molto bella eh, eh, ancora un secondo sì sì ancora un secondo godiamocela eh, perché sì 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 abbiamo una bellissima eh, eh, come dire busta viaggiata autentica garantita io chiedo infatti alla regia no, perché io sono intanto andato alla lavagna come fanno come si fa eccoci qua vedete qui abbiamo questa splendida eh, busta abbiamo usato una telecamera parallela perché ci permette di andare nel dettaglio. Nel dettaglio di che cosa? Di una busta autentica che appunto in quell'aprile del 61 viaggiò con il presidente Gronchi. Allora andiamo subito però a vedere gli elementi sostanziali. Prima di tutto una raccomandata partita da Modena, pensate, e ovviamente eh, destinazione, eh, qui sotto eh, ce l'abbiamo, ovviamente Perù, perché giustamente la destinazione è quella. Ma cos'è la cosa interessante che vi voglio far vedere? Innanzitutto la presenza del timbro di cachè. Questo è il timbro di cachè. Cosa vuol dire? Il timbro che fu applicato solo sulle buste che viaggiarono appunto durante il volo del presidente Gronchi. E qui poi entriamo nel merito invece degli aspetti più interessanti, ancora si conserva la ricevuta della raccomandata numero 0581, numero 0581, con le intestazioni manoscritte, eh? quindi guardate anche la bellezza del documento postale che ci, ci, ci arriva oggi a distanza di 50 anni perfetta, integra ancora addirittura con quelli che erano gli adesivi di raccomandata che si mettevano all'epoca, che solitamente non abbiamo e non troviamo. Ma qui c'è l'elemento importante, signori, che, su cui vi vorrei eh, sensibili, perché qui c'è la storia e l'autenticità di questa busta. Ecco, nell'applicare il francobollo... Eh, non so se la riusciamo, forse a avere un'immagine più bella. Eh, esatto, forse lì si vede meglio. Sì, lo so che però quella telecamera lì è perfetta, Alberto ci aiuta un po'. Perché? perché ci permette di andare un pochino nel merito, ecco qua sotto, bravo, fammi uno zoom con calma Alberto, perché questo è l'elemento centrale che certifica l'autenticità della busta, perché? Perché vediamo proprio che cosa è successo in quell'aprile del 61, quando, bravissimo, eccolo qua, grazie, grazie mille alla regia e ad Alberto. Cos'è successo? È successo che nell'andare ad applicare il 205 lire grigio coi confini rettificati, quello corretto, quello che avrebbe evitato no? il, dice, lo scandalo a livello diplomatico, eh, cosa fanno? Vanno a eh, applicare il francobollo ma in maniera non proprio allineata e si vede sotto la presenza del gronchi rosa. Facciamo nuovamente, usiamo anche l'altra telecamera, Alberto. Lo so che, eccolo qua, si vede perfettamente. Qui l'autenticità della busta viene fuori proprio da questo aspetto: dal fatto che abbiamo così, la cosiddetta cimosa sbordante, cioè quella parte di francobolle sottostante che ci indica la presenza del Gronchi rosa. Ora, tutto questo non fa che avvalorare la proposta speciale che la Bolaffi vi fa anche in termini qualitativi, perché giustamente, eh, signori, non c'è alcun dubbio sulla presenza del Gronchi Rosa sottostanze e non c'è alcun dubbio che questo è un testimone di quello che è accaduto in quell'aprile appunto del 1961. Ora, la busta che vi proponiamo, garantita, certificata Bolaffi, però si va ad arricchire anche di un ulteriore. Direi. Marco. Ah, confermato. Sì. Oh, vabbè, ma signori, ma io vi ringrazio. Chi posso ringraziare, Cristina? Signor Marco, Signor Marco complimenti. Signor Marco, complimenti. Perché adesso scoprirà che c'è. Sì, sì, torna a posto. Va bene, lo facciamo subito. Allora, però permettetemi un secondo di dire ancora una cosa. Alberto, eh, eh, diciamo ti chiedo poi con calma, eh, anche se non ci sono più. Oltre al ringraziamento al signor Marco che saluto, saluto eh, ovviamente Firenze e tutti i grandi collezionisti toscani che sempre ci seguono. Eh, in primis in questo momento, signor Marco. Permettetemi però di dirvi un'altra cosa. Alberto, lo so che non è bellissimo e magari possiamo usare un attimo un fritz, perché c'è un qualcosa in più che vi diamo allo stesso prezzo. La proposta per questa sera, sì sì sì, ma non è un problema, lo so che siamo tornati in studio. Tranquillo, guarda, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Andiamo a vedere perché insieme alla busta del il Gronchi Rosa vediamo anche le altre due buste, sempre allo stesso prezzo, non l'ho ancora detto perché il signor Marco si era informato, come si dice, col sistema che facciamo, quello di interazione con il nostro centralino, insieme alla busta del Gronchi Rosa ci sono anche le altre due buste, quella col 185 lire eh, eh, verde, quello appunto con destinazione Uruguay e anche il 170 lire azzurro con la destinazione Buenos Aires e quindi Argentina. Tutto insieme, signori, tutto insieme, alla cifra, anche se è stato già confermato, di 2.030 euro. Pensate che incredibile proposta. Pensate che cosa? Un eh, lotto di tre buste al prezzo di una, tutte autentiche, garantite e certificate appunto dal... Diciamo Bolaffi come, no, come, co, come, non, come di consueto quando si parla di grandi oggetti? No? Ora. Eh, giustamente sul tema delle buste è arrivata quest'altra richiesta dal nostro centralino, noi giustamente andiamo a… Eh, sì sì riguardiamole ancora quelle due buste che, che ci fa piacere, grazie Enrico dalla regia sei molto gentile perché è sempre un po' un, 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 un piacere sapere che i nostri grandi collezionisti sono all'ascolto e che non hanno nessuna intenzione di farsi sfuggire le grandi, le grandi opportunità. Ora, eh, dunque abbiamo parlato di un qualcosa di moderno, abbiamo visto questo splendido lotto di buste che stiamo ancora ammirando del ehm, diciamo del Gronchi Rosa, cosiddette, e adesso invece ci spostiamo su un'opportunità eh, diciamo eh, un pochino eh, sì, un pochino più moderna, perché non siamo più nel 1961 ma siamo nel 1984, eh, 84, vado a memoria. E facciamo vedere un record, facciamo vedere un record eh, perché eh, a casa eh, ce l'hanno chiesto. No? Quindi facciamo ancora vedere, Enrico riesce a mandare ancora un'immagine del Gronchi Rosa, giusto per gli amici che stanno ancora chiedendo informazioni. Non è più disponibile, però ci fa piacere poter dire che giustamente l'oggetto eh, è stato confermato e che è una grande rarità eh, di un'epoca un comunque recente, eh, eh, fa sempre gola a tutti i collezionisti. E giustamente c'è chi è rapido e veloce e durante le nostre puntate non perde l'occasione di andare a cogliere quelle che sono le speciali proposte TV eh? che non abbiamo sempre, che giustamente eh, tante volte ci chiedete ma non riusciamo a soddisfare quanto ci indicate. Questa, questa sera c'era questa bellissima eh, proposta dedicata appunto al Gronchi Rosa e il nostro caro, grande, caro e grande collezionista eh, ma, signor Marco ha colto eh, eh, immediatamente pensate 2.030 euro l'otto di tre buste tra cui il gronchi rosa con la cimosa sbordante lo vedete che ci testimonia quell'incredibile notizia no? perché insomma è una storia è una notizia veramente affascinante eh, Alberto lo so che ti vedo ti vedo decisamente coinvolto e lo sarei anch'io allora altra richiesta utilizziamo sempre la nostra speciale telecamera che ci fa gli zoom eh? Facciamola vedere, eh, mandiamola pure in onda, eccola qua. Allora, dal eh, un nostro amico e eh, collezionista, eh, scusate se dico il termine amici, ma perché mi sento in una grande famiglia durante le nostre puntate, ci ha chiesto di vedere eh, giustamente eh, eh, l'altra grande busta, l'altro grande record moderno che abbiamo qui a disposizione in questa puntata. E facciamo riferimento alle grandi, grandi conquiste aviatorie eseguite con i palloni aerostatici. Qui ci troviamo nel 1984, come dicevo prima, e dagli Stati Uniti, signori, parte un, eh, una spedizione, con, insomma anche con un certo tipo di, di coraggio, eh, non pensatela come una cosa semplice, no? Quindi, eh, il Double Eagle 5, no? Pensate, no? Eh, Scusate, nel settembre del 1984, a seguito della, della conquista eseguita con il Double Eagle 5, abbiamo il Rose... O'Grady, eh, questo è il nome del pallone all'epoca, che eh, guidato dal colonnello Kittinger, che firma autografa la busta che stiamo vedendo, signori, eh, attraversa in solitaria l'Oceano Atlantico su un pallone. L'idea era quella di, di, ovviamente di atterrare in Europa, però c'è un, un piccolo inconveniente, una piccola situazione difficile, obbliga, pensate, un atterraggio di fortuna che viene fatto nel nord, nel Savonese, non so se tanti di voi conoscono la realtà di Cairo-Montenotte, ecco, è nell'entroterra Savonese, dovete sapere. Bene, quindi c'è questo atterraggio di fortuna, però il volo è portato a compimento anche con un, un nuovo piccolo record. E il volo, proprio perché si, usa, si è sempre usato far così. Eccolo qua, guardatelo qui il colonnello Kittinger, che eh, ribadisco, ha firmato di suo pugno 2992 buste, quella che vedete, tra l'altro sono tutte numerate. Eh, è la 2406, eccolo lì. Questa etichetta adesiva, ovviamente, che celebrava questo incredibile volo, eh, il record lo sottolineo di nuovo. È il primo. Volo in solitaria, la prima attraversata in solitaria dell'Oceano Atlantico con pallone aerostatico. Allora, la richiesta per questa rara busta internazionale, qui il mercato è internazionale, non lo posso negare, e abbiamo richiesto spesso richieste che ci arrivano anche dall'estero, pensate, per questa curiosa ma allo stesso tempo importante busta, è di euro 750. Con relativo certificato di autenticità, che ovviamente non può mancare: no? come non l'abbiamo detto, ma ovviamente c'era anche nella busta del Gronchi Rosa che è andata in conferma. C'è anche in questo caso, ovviamente, un certificato che serve a garantire coloro che vanno ad acquisire Francobollo. Certamente parliamo di un record eh, che fa riferimento, significativo, che fa riferimento a un numero di buste comunque contenuto, ma soprattutto ciò che c'è da, da sottolineare è la richiesta, una richiesta che, 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 che sinceramente mi pare di poter dire comunque contenuta, ecco, comunque che vi permette di accedere ad un record. Con uno sforzo economico, magari non così eccessivo, ma che ribadisco, dal punto di vista storico filatelico, ha una sua notevole rilevanza. 750 euro, la qualità 100%. E qui entriamo su un altro tema. È una delle poche buste che si è conservata al 100%, cioè cosa vuol dire? Che in una scala da 0 a 100 questa busta ha tutte le caratteristiche che sono state. Eh, diciamo identificate ovviamente dal nostro ufficio acquisti, che perizia con diverse figure che studiano tutti gli esemplari che noi vi mostriamo e che ha ovviamente decretato la perfezione, cioè rispetto al contesto eh, eh, e alla situazione con cui fu realizzata nel 1984, questa busta si presenta in qualità 100%. Ma un fattore che sinceramente mi sento di sottolineare perché non è così semplice. Non è così usuale trovare dei 100%, questa sera ci siamo goduti sicuramente delle qualità altissime, però un 100% è un po' un'eccezione. Quando per 100% vi chiediamo una cifra di 750 euro, sinceramente vi invito a una riflessione molto attenta, vi invito a pensare che state comprando un oggetto che ha respiro internazionale, un record che rientra nella collezione del volo che abbiamo già menzionato prima e che ci riporta un po' a eh, un capitolo che tornerà in auge prossimamente perché è in costruzione ed è quasi ormai in via di definitiva la realizzazione di un progetto dedicato ai grandi record, alle grandi trasvolate. Signori, questi oggetti internazionali torneranno a vivere un momento d'oro perché tanti collezionisti si avvicineranno e scopriranno quello che è un percorso eccezionale che si articola eh, tra, diciamo, i primi 900 fino ad arrivare ovviamente, come vedete, anche agli anni 80-90, con tutti i grandi record, con la celebrazione di tutti i grandi aviatori e coraggiosi eh, appassionati di volo che hanno portato a termine questi incredibili voli. Ok? Pensate, pensate anche solo, con te, me, immaginatevi, immaginate, immaginatevi sopra un, pa, un pallone aerostatico attraversare l'intero oceano con tutte quelle che possono essere disavventure. E pensate anche, che non magari non ne parliamo tanto spesso, ci sono anche tanti tentativi di record che non sono andati a buon fine. E ovviamente non sono celebrati, perché si collezionano solo quelli che sono i viaggi che hanno avuto successo, e sono purtroppo pochi. Perché comunque compiere un volo con un pallone aerostatico in solitaria, pensate, quindi senza nessuno a bordo, è. Non è così semplice considerando le correnti, quelle che sono le, le, le molteplici disavventure che un pallone aerostatico può incontrare. Kittinger nell'84 ci riesce ed ecco che viene celebrato da questa importante busta. Guardiamo ancora un secondo, non è stata ancora confermata, aspettiamo il centralino che ci dia una conferma, nel frattempo qualche secondo, magari anche qualche dettaglio, chissà se, se fosse possibile. Sulla busta, magari. Bravo, Alberto con calma, ecco, bravo, fai un'analisi un di qualche piccolo dettaglio. Oh, eccolo qui, c'è già anche. Bene, firma autografa, eh, signori, cioè il colonnello ha firmato tutte le buste prima della partenza, poi ci sono ovviamente i timbri che sono poi la testimonianza tra, eh, diciamo, la testimonianza che ci dice partenza e arrivo, eh. quindi insomma che la busta è autentica e che eh, giustamente il volo ebbe il suo corso. Ora eh, direi di. Eh, sì, sì, con calma, vorrei però così riprendere un attimo la nostra speciale cavalcata, spostandomi a questo punto, sul, eh, così ci rispostiamo un pochino, ma sì, perché no, dai, andiamo a vedere, cosa dici, Lombardo-Veneto, ci spostiamo di nuovo sugli antichi stati, torniamo a parlare un attimino di, di una filatelia antica, grazie, sì, intanto facciamo comparire il francobollo, mi va benissimo Alberto quello lì, perché è una curiosità, una curiosità che conoscono in pochi, è un qualcosa che ci riporta ovviamente agli albori della filateria italiana nel suo complesso, eh, perché siamo di fronte al eh, Lombardo Veneto, lo dicevo prima nella carrellata iniziale, ci ritorniamo subito a bomba, beh, il Lombardo Veneto porta i primi francobolli, fa nascere la filateria in Italia. Perché? Perché a distanza di 11 anni, perché... E allora, in Inghilterra, l'abbiamo detto tante volte, nel 1840 nasce il primo francobollo del mondo, viene avviata questa incredibile rivoluzione, no? Ecco, e poi il fenomeno si estende a livello internazionale. E in Italia i primi francobolli che giungono sono i francobolli che le autorità austro-ungariche ehm, diciamo eh, realizzano per l'utilizzo specifico nei territori italiani. Ok? Bene, i territori italiani vengono forniti di francobolli che non hanno un valore facciale in corone austriache, ma in centesimi. Bene, la posta ordinaria la conosciamo, abbiamo delle proposte, le vedremo perché adesso ce le godiamo tutte, e, ma parto, parto da questa che è una chicca: perché? Perché ovviamente esistevano anche i cosiddetti francobolli per giornali, francobolli per giornali che il Lombardo Meneto realizzò per i territori austriaci e che decise, in via del tutto eccezionale, di fornire i medesimi francobolli austriaci anche per il pagamento eh, della, eh, come dire, della, eh, della tassazione della, della, de, diciamo delle raccomandate, se così possiamo dire, non delle raccomandate, scusatemi, la, la tassazione delle, del delle, del, come dire, del trasporto, ecco degli abbonamenti, non saprei neanche come declinarlo un po' in maniera semplice. Comunque eh, utilizzarono i francobolli austrici sul territorio italiano, non fecero il francobollo italiano per le ma cosiddette marche per giornali, ma inviarono gli stessi francobolli austriaci. Uno di questi è quello che stiamo ammirando insieme. So che pochi di voi lo conoscevano, pochi di voi conoscono che il la testa di Mercurio, che tra l'altro fu realizzato in tre tipologie differenti, eh, quello azzurro da eh, 3 centesimi o da 0,6 corone, poi il 30 centesimi giallo che equivaleva a 6 corone e poi anche la tiratura rarissima ed introvabile del cosiddetto rosso vermiglio, anch'esso eh, veramente una rarità assoluta. Allora. La testa di Mercurio, tra l'altro, prende spunto, e so che tanti di voi seguono anche le puntate numismatiche della Bolaffi, che la Bolaffi propone il lunedì, e tante volte, appunto, eh, sappiamo che sulla monetazione greca è presente questa figura. Mercurio, eh, questo, questo, questo um, insomma, personaggio della mitologia che è, è, rappresenta la velocità, il trasporto e che in qualche modo no, le poste hanno in qualche modo eh, possiamo dire. Eh, così, fatto, fatto loro e hanno utilizzato proprio per rappresentare un po' il concetto di trasporto, di velocità del trasporto. Bene, la testa di Mercurio 1851 è nulla, nulla che i francobolli delle marche per giornali che furono utilizzati sia nel Romano Veneto ma anche sui territori italiani. Allora, non furono quindi emessi francobolli per giornali specifici in Italia, lo sottolineo, è qui che nasce la rarità, questi francobolli venivano ceduti per l'uso ai soli editori per il, punto, il potere di affrancamento del trasporto dei giornali. All'inizio fu stabilito che in base al colore ci fosse una differenza, e cioè che i valori in azzurro da tre centesimi, quello che stiamo ammirando, è uguale anche a 0,6 corone, 0,6 corone, servivano per affrancare un solo giornale, mentre quello giallo ovviamente non ce l'abbiamo a disposizione, ma è presente ed è dettagliato sul nostro catalogo, anzi guarda cosa facciamo, lo andiamo a vedere, Alberto direi che hai pienamente ragione, parliamo di una cosa, aiutiamo i nostri, ecco qua, guarda. Qui ci sono tutti e quattro, proprio per dirvi che ha assolutamente senso che vengano collezionati, eh? Poi intanto Cristina, se gentilmente mi dai una mano, poi, ok, sì. Ehm, l'album se gentilmente poi me lo puoi avvicinare l'album eh, degli antichi. Intanto io vado avanti con la spiegazione, eh? L'album degli antichi stati, ok? Allora, ehm, eccolo qua. Sì, sì, non ti preoccupare, Cristina, grazie, non... certo, certo. Allora, bravo Alberto inquadra qui, perfetto. Allora dunque, dicevo, vedete questo va un po' più in su, vai un po' più in su, francobolli per giornali. Vedete, ci sono ovviamente tutti il nostro catalogo all'obbligo, eh, grazie mille, del, eh, di citare tutti i francobolli appartenenti alla categoria dei francobolli appunto per giornali che fanno riferimento alla grande collezione dell'antico Stato del Lombardo Vento. Le teste di Mercurio sono quattro, alcune sono assolutamente introvabili, le dobbiamo citare per dover di cronaca, ma sono assolutamente introvabili. L'unica che si riesce ogni tanto a reperire è proprio quella che vi abbiamo portato, il cosiddetto Mercurio azzurro. Infatti non a caso nella parte più in basso lo andiamo a vedere, vedete c'è un'unica quotazione che è quella del numero 1 che è proprio l'azzurro, le altre sono R, cioè non si riesce a definire una quotazione ma la si fa. Qualora dovessimo reperire il francobollo stesso, eh. l'R lo, lo ribadisco per coloro che ancora non lo sanno: è giustamente una quotazione che è difficile mettere per iscritto definire, perché magari sono francobolli che vedi una volta ogni dieci anni, e come fai ogni anno a determinarne il valore? Lo puoi determinare quando è disponibile, è un po' l'incontro tra domanda e offerta di quel momento lì specifico. Allora, quindi, grandi rarità e grandi curiosità, tra l'altro. Ora, se avete una collezione di Lombardo Veneto non potete assolutamente farvi sfuggire l'occasione, perché non ce li abbiamo mai, e scoprirete adesso che l'offerta che vi citerò, non abbiamo mai a disposizione i francobolli per giornali del Lombardo Veneto, tanto più la testa di Mercurio. Ora, guardiamola ancora un secondo e andiamo a capire che cosa? Che l'offerta è un'offerta vantaggiosissima. È un'offerta che cita, magari Enrico se vuoi eh, possiamo già far uscire sì, la titolazione, certo, possiamo assolutamente farla uscire perché giustamente i nostri amici a casa vogliono sapere eh, a quanto ammonta questo eh, straordinario francobollo, quanto costa. Quanto costa, quanto costa Cristina? Glielo dici tu al centralino o glielo diciamo no, no, scherzo, scherzo, lo dobbiamo assolutamente dire noi eh? e dobbiamo far sapere, bravo Enrico, facciamo uscire la titolazione perché non possiamo lasciarli sulle spine, 835 euro, qualità 40%, certificato ovviamente Bolaffi come sempre per il valore da, insomma, da pochi, pochi conosciuto della testa di Mercurio azzurra del Lombardo Veneto, 1851. 1851. Naturalmente, gentilmente la Cristina mi ha avvicinato chiaramente eh, l'album, eh, perché dobbiamo vederlo, perché ci dobbiamo ragionare insieme. Voglio anche farvi sapere che cosa. Che non è l'unica proposta che abbiamo del Lombardo Veneto, ma è il mio desiderio regalarvi gli strumenti. Sì, sì, vieni pure in cui. Io l'ho già preso, ovviamente abbiamo un album dedicato agli antichi stati, e voglio farvi vedere e farvi sapere che i francobolli del Lombardo Veneto che eventualmente opzionerete questa sera vi daranno il diritto a ricevere in omaggio i fogli che raccontano la storia del Lombardo Veneto, che vi, quindi vi creano quel contesto storico importantissimo, anche con delle belle immagini che insomma aiutano veramente a impreziosire la proposta stessa. E poi giustamente dopo abbiamo che cosa? gli spazi per contenere i francobolli del Lombardo Veneto. Nelle diverse emissioni, questa è la prima emissione, qui dietro c'è poi la seconda, ovviamente ci sono anche delle veline bellissime con una texture particolare per proteggere i francobolli. Eh? Qui abbiamo la seconda emissione però del secondo tipo. La quarta emissione, signori, la quinta e poi i francobolli per giornali che vi ho appena raccontato, con tutta la spiegazione tecnica ovviamente, tutti i fogli per voi, eh, signori, in omaggio e gli spazi appunto per contenere la testa di Mercurio. Questa è la taschina che potrà cogliere a 835 euro il francobollo per giornale del 06 Corone ho anche detto tre centesimi perché questa era l'equiparazione. Eh? 835, ovviamente non è dentellato perché all'epoca non esisteva ancora la dentellatura, la dentellatura lo ricordo sempre verrà introdotta nel 1862 con il Regno d'Italia. Signori, ovviamente un'attenzione particolare ma è anche giusto avere il, il, come si dice, la cornice perfetta per conservare questi preziosi oggetti. Ecco che avere i fogli in omaggio dell'antico Stato del Lombardo Veneto, se opzionerete a 835 euro, il francobollo che state vedendo, questo francobollo che arriva dal passato, da un passato lontano, che ci descrive proprio gli albori della filatelia italiana. Ma siccome abbiamo altre cose di Lombardo Veneto, perché non le facciamo vedere subito? Certo che le facciamo vedere e lo faccio in diretta perché giustamente vorrei in qualche modo andare a valorizzare le altre proposte perché sono altrettanto belle ed interessanti no? e quindi siccome c'è ed è disponibile ce l'avete lì davanti eh, direi ad Alberto di puntare la sua eh, telecamera per andare a raccontare la proposta che abbiamo sulla eh, emissione ecco, completa addirittura pensate della quinta emissione del Lombardo Vento Pensate, che accoppiata stupenda potete fare stasera, eh? Se li combinate insieme. Abbiamo giusto appunto, abbiamo visto meglio, giusto appunto, il, il, il mercurio e abbiamo anche la straordinaria quinta emissione. Tanto, Alberto, ecco bravo, qualche secondo di silenzio, scusami se, se te lo chiedo. Facciamo vedere intanto l'emissione, poi io la racconto nel dettaglio, eh? Allora, due notizie tecniche. La quinta emissione, realizzata nel gennaio del 1864, era apparentemente uguale alla quarta emissione per il numero e di valori. E il colore dei valori utilizzati. La quinta, però, differisce per una caratteristica sostanziale, la dentellatura. Mentre la quarta ha una dentellatura 14, la quinta fu realizzata con una dentellatura 9,5. E vi dico che i casi di filatelia italiani, ovviamente le produzioni italiane, con una dentellatura 9,5 sono veramente pochissimi. Quindi è una serie un po' unica anche per la sua eh, struttura tecnica, diciamo. Dall'ottobre del 63 infatti la stamperia di Stato austriaca iniziò a sostituire in qualche modo i perforatori esistenti con macchinari un po' più moderni che eh, realizzarono una dentellatura più larga. Eh, questo cambio eh, diciamo, terminò poi, pensate, nella primavera appunto, del 64 stesso e man mano che si esaurivano le scorte della quarta emissione venivano emessi in circolazione i corrispondenti valori della quinta che stiamo ammirando. La validità della quinta cessò nell'agosto del 1866, questi sono i dettagli. Allora, tre elementi per cui non dovete farvi sfuggire questa proposta. Una, sono francobolli bellissimi, vedete l'aquila bicipite, anche lo stile con cui furono realizzati è molto particolare, eh? Perché eh, la dentellatura, l'abbiamo appena detto, è, è più unica che rara perché ci fu proprio eh, un, un cambio dal punto di vista tecnico che generò questa dentellatura. Che io, vi ripeto, nell'aver studiato Francobolli di tutto il mondo, pochissime volte ho riscontrato. Eh? 14, 12, 13 sono, eh, nel, diciamo, sono dentellature un po' più classiche. La 9,5 oggettivamente, invece, non lo è per nulla. E conferisce, se vogliamo, un po' di unicità a questa serie. Eh? Inoltre, la tipologia del francobollo, o meglio, la stampa, abbiamo una tipografia per quanto riguarda l'immagine, l'indicazione del valore facciale l'ovale. E poi abbiamo il rilievo invece per quanto concerne ovviamente il simbolo che è l'aquila bicipide, proprio dell'impero austro E questo, certo signori, non è un elemento secondario quando sappiamo. In qualche modo individuare quell'elemento di fascino, quell'elemento che trasforma una serie in un oggetto d'antiquariato puro. Ora, la quinta emissione che stiamo ammirando, vi ho già detto prima, ma lo ribadisco: è anche completa, sono tutti i valori. Pensate, potete chiudere addirittura una intera. Una intera emissione, quindi porre come si dice le basi per un acquisto mirato, importante. Ed è chiaro che mi viene facile pensare agli amici che oggi vivono in Lombardia, agli amici che oggi vivono in Lombardia, in Veneto, Verona, Milano, eh, e ve le dico tutte le città, eh. mi raccomando. Eh, Somma Campagna. Eh, vigevano dove, dove volete dove però questi francobolli hanno circolato ben 160 anni fa dove questi francobolli hanno avuto ragione d'essere ecco se siete ovviamente abitanti di queste realtà è chiaro che avete eh, come dire quel, eh, magari quella sensibilità per capire il valore storico ma poi c'è anche un altro elemento l'elemento è quello qualitativo allora questi francobolli normalmente ha una qualità media, intendiamo con qualità media come citiamo sul nostro eh, catalogo, come qualità importante, come qualità medio bella, no? nel senso quella che mediamente si definisce bella sul mercato. Ecco, ed è pari al 30% per questa specifica serie. Bene, la proposta di questa sera vi porta ad esaminare una serie al 40% di qualità. Quindi abbiamo una serie che, e credo che molti di voi a casa, eh, abbiano immediatamente percepito questo alto livello qualitativo che non ha difetti, che nonostante i 150 anni si presenta con una carta pulita, nessuna macchina, nessun punto di ruggine. Una sovrastampa, abbiamo detto, in rilievo bellissimo che, che fa quasi eh, eh, come dire, emergere dallo schermo l'aquila Quest'aquila bicipite che esce con forza grazie a questa lavorazione particolare della stampa a rilievo, cioè attraverso la pressione no, veniva creata eh, eh, l'immagine all'interno dell'ovale. Si vedono tutti i dettagli e li si vede perfettamente. E grazie al fatto, vedete, vedete signori, la televisione ha questo grande vantaggio o svantaggio, che se c'è un difetto si vede subito. E invece, nonostante lo zoom di Alberto, nonostante si vada nel dettaglio, notiamo la bellezza e la qualità di questi francobolli che arrivano da un tempo molto lontano. Signori, 1864, cioè 1864, l'Italia, voglio dire... Era ormai una realtà, eh, così insomma, una realtà eh, che, 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 che ormai si avviava verso un processo di unificazione. Ovviamente i nostri cataloghi ce celebrano, raccontano e dettagliano la quinta emissione in tutto e per tutto. Eh. E poi questa serie ebbe validità solo per due anni. E questo è un altro eh, elemento che dovete considerare perché giustamente una volta che le missioni eh, perdevano la loro validità venivano sostituite dalle nuove missioni. Quindi questi, questi francobolli che furono realizzati appunto nella quinta emissione con la dentellatura larga poi vanno, diciamo come si dice, eh, in disuso. Ecco, la parola giusta è in disuso. La serie che è usata... Si trova, diciamo, a prescindere adesso, poi dalle affrancature su busta viaggiata, si trova con una certa difficoltà, ma non così eh, grande o ampia. Invece nuova ci riferiamo già a Franco Bolli di categoria superiore. Facciamo uscire però la titolazione, perché i clienti a casa ci chiedono: giustamente: sì, ma quanto viene? Beh, non vi dico, non ve la proponiamo a 10.000 euro, non ve la proponiamo a 9.000 euro. Questa serie, in base alla sua qualità, costa. 1590 euro in qualità 40%, così come la vedete con certificato. Con il certificato ovviamente, perché questo è fondamentale, signori. Questo è fondamentale. Saluti dalla foresta di Monteverde. Oh, grazie, grazie. Un caro saluto alla signora, perché abbiamo anche una significativa quota rosa cioè tante sono le collezioniste che ci seguono, quindi un caro saluto a tutte voi, alla signora Lauretta che si è fatta eh, così eh, sentire al centralino a cui rivolgo un saluto speciale. Quinta emissione completa, signori, 1590 euro, non linguelata, 40%, con tutte quelle caratteristiche che abbiamo ammirato insieme e che ci fanno, come dire, riflettere in maniera positiva e che vi devono portare a fare quel gesto. Una telefonata la voglio vedere, permettetemi di farci un ragionamento, non la dovete comprare con quella telefonata, dovete soltanto darvi la possibilità di vedere proprio quella serie con tutti quei dettagli che vi ho raccontato e a quel prezzo lì tra l'altro. Ricordando non a caso che c'è anche il tema del el, ormai imminente aumento di catalogo, eh? Aumento di catalogo, allora ricordo ancora che la busta Gronchi è andata in conferma bene. Eh, abbiamo delle, sì, c'erano delle prelazioni sulle due offerte speciali scontate extra eh, delle colonie, ma non sono ancora state esercitate. cioè ci sono delle persone che ci stanno pensando. Noi vi invitiamo a farlo. Ricordo la disponibilità solo per una collezione, cada una quindi scusatemi, una collezione solo per tipo, e cioè una sola collezione dell'Egeo una sola collezione dell'Albenia. Però aspetta Enrico, non la fare vedere, torna in studio, perché adesso direi di fare così. Siccome siamo giunti a circa metà della puntata, farei partire una carrellata e godetevi tutte le proposte, chi si è collegato adesso, faremo qualche minuto, faremo rivedere tutto quanto abbiamo presentato in questa prima ora e mezza, così che chi si è collegato in questo momento ha la possibilità di non perdere le occasioni, però... Poi ovviamente chiedete al centralino che rimarrà in collegamento sempre in diretta con voi se eventualmente sono ancora disponibili ovviamente perché c'è anche qualcosa che per fortuna è già andato in conferma. Ok, quindi Enrico lanciamo una piccola carellata, eh, torniamo tra poco, ancora grandi offerte e grandi novità e grandi rarità per voi nell'ultima parte della, della nostra puntata. Qualche minuto e torniamo in studio. Eccoci, eccoci qua, abbiamo fatto questa breve carrellata per rivedere le straordinarie proposte, qualche richiesta al centralino è arrivata, vi confermo soltanto che le due offerte speciali sulle colonie dedicate a Egeo e ad Albania sono ancora effettivamente disponibili, ricordo il prezzo speciale riguarda una sola opzione, quindi una sola collezione, si tratta di eh, due eh, diciamo, eh, acquisti mirati che la Bolaffia ha fatto in settimana ecco che una proposta a prezzi diversi dalle solite che abbiamo visto ehm, che abbiamo visto in passato durante le scorse puntate eh, un appunto insieme di francobolli autentici appartenenti a questi due capitoli coloniali molto molto importanti eh, ricordo il prezzo scontatissimo francobolli nuovi autentici garantiti insomma una proposta che sinceramente mi aspetto che entro fine serata confermata perché? Perché c'è il vantaggio economico che vorrei sottolineare nuovamente. Eh, non perdetele queste occasioni perché sono un po' delle cose extra che riusciamo ad allestire per i nostri eh, clienti tv e che giustamente rappresentano un vantaggio, un vantaggio eh, unico e che eh, mi auguro possiate. Con attenzione valutare e far vostro ecco, perché mi fa piacere eh, se potete eh, comprare dei francobolli prestigiosi con un prezzo irripetibile. Ecco. Però, sempre sulle colonie, sempre per proseguire e eh, eh, con novità, eh, direi di eh, porre l'attenzione a questa offerta che ho qua vicino a me, che si dedica a un capitolo, eh, a quello che è, è un isolotto. No? Eh, pensate, è situato. Eh, eh, così davanti all'Albania esattamente, che è soprannominato dai tanti conosciuto appunto come Saseno. Ora eh, svelo eh, quanto c'è nella pagina retrostante segnalandovi che abbiamo in offerta tutti i valori realizzati appunto per eh, eh, la realtà di Saseno. Come vi dicevo è eh, un isolotto che è situato di fronte alla Baia di Valona nel canale d'Otranto ed è a 15 km dal porto di Valona. Nel 30 ottobre del 1914 eh, tale isolotto fu occupato dal Regno d'Italia fino a quando nel 1920 grazie a un accordo eh, italo-albanese entrò a far parte dell'Italia che voleva per la sua posizione strategica eh, diciamo, preservare questo eh, territorio all'imbocco del mare Adriatico. Era abitato da pochissimi pastori albanesi, pensate questa realtà, e fu una base navale fortificata che venne poi occupata dai tedeschi nel settembre del 1943 durante la seconda guerra mondiale. Ora abbiamo reperito la serie completa che fu realizzata appunto nel 1943. Eh, 32, per essere utilizzata ehm, in questo avamposto eh, italiano nel Mar Adriatico. La serie Saseno si compone dei valori della Floreale e dei Michetti e Leoni sovrastampati con la scritta Saseno. Vi proponiamo la serie completa, quindi la collezione completa che in questo caso viene eh, raccontata da ben 11 valori, pensate. Eh, scusatemi, otto valori, perdonatemi, gli otto valori che in eh, uno stato di conservazione direi eccezionale, nuovi, di qualità appunto perfetta, con uno sconto che porta da un catalogo di 800 euro a una proposta che si attesta, e facciamo uscire pure la titolazione Enrico, a 450 euro, il lotto è il numero 19. Pensate, potete comprare, se siete amanti delle colonie o se avete magari un legame con la storia di questa realtà, di questa piccola isola che dal punto di vista geopolitico, negli anni diciamo, che intercorrono tra il 1914 e il 1940, ha rappresentato un qualcosa di sicuramente molto significativo dal punto di vista appunto geopolitico, ma allo stesso tempo a 450 euro potete anche concludere un capitolo filatelico intero. Signori, sensibili e attenti a queste proposte, il lotto tra l'altro... Ve lo dico, è disponibile soltanto in due collezioni in questo momento e quindi soltanto due di voi potranno opzionare a 450 euro, invece che a 800 euro quello che è il valore di catalogo di questi eh, francobolli, la eh, emissione completa dedicata a Sase. I francobolli i Leoni li conoscete, li abbiamo raccontati, no? Sono stati utilizzati poi eh, in diverse eh, situazioni, nel senso che sono stati sovrastampati, utilizzati nelle colonie eh, e in diverse colonie ecco. e quindi rappresentano sempre un po' un must ecco, della filatelia e delle occupazioni. Stasera è certamente un, un capitolo da non sottovalutare che eh, tutti i cataloghi si eh, premurano di raccontare e di eh, ovviamente eh, descrivere, non a caso proprio per la sua importanza dal punto di vista filatelico. Ora, eh, due collezioni, eh, al centralino la disponibilità... E, e, mi raccomando, sfruttate anche qui l'occasione del prezzo veramente speciale per i nostri amici della TV. Permettetemi dei saluti, voglio salutare il signor Rinaldo che sono certo eh, mi starà seguendo, Milano, grande eh, città, altra realtà dove abbiamo tantissimi collezionisti, tantissimi appassionati che ci seguono, quindi un caro saluto a Rinaldo, al signor Ignazio, anzi ai due signori Ignazio presenti nel Milano e anche Interland milanese, a cui rivolgo un saluto speciale, eh, proprio perché ho avuto eh, L'onore di conoscerli personalmente, di eh, avere a che fare con loro, e questo mi spinge a porre un saluto importante per loro. Ma come anche non posso mancare, i saluti eh, in quel eh, di Mondovì eh, per Elisa e Piero, che eh, con grande affetto saluto anche loro, grandi collezionisti e grandi appassionati delle nostre puntate. Un caro saluto a tutti. Bene, eh, permettetemi eh, di proseguire però, permettetemi di proseguire. Qui davanti Alberto abbiamo eh, delle straordinarie... Eh, per sì, ma dai, spostiamoci sulla Repubblica, andiamo sui naturali, eh, l'abbiamo accennato a inizio puntata. Eh, eh, dunque, i eh, naturali. Allora, i naturali sono eh, francobolli allora, che... Una conferma per Saseno. Oh, bene, ho una conferma per Saseno, quindi eh, vi comunico che c'è solo più un lotto disponibile. Eh, signor, o meglio, da dove chiama? Vicenza. Oh, signor Franco da Vicenza, complimenti per la conferma su Saseno. Ancora soltanto una serie disponibile, eh, vi prego di essere rapidi perché eh, mi sembra di percepire che non ne avremo abbastanza questa sera. Quindi complimenti intanto eh, al nostro collezionista di Vicenza che ha confermato Saseno, grazie. Ancora una disponibile, eh? lo ricordo, collezione completa, 450 euro in offerta. Allora, eh, dicevamo eh, francobolli naturali. Bene, il capitolo naturali è un capitolo eh, importantissimo se possiamo eh, anche ehm, eh, sbilanciarci eh, dicendo che i naturali sono quei francobolli che valorizzano la parte moderna della collezione italiana. Si tratta di errori, errori di stampa che però non vanno a, eh, ehm, permettetemi, ad inficiare. Così tanto sulle eh, caratteristiche dettate dal decreto che, eh, di emissione, no? cioè quel, quell'atto ufficiale che descrive i dettagli del francobollo e anche segnala quelle che sono le caratteristiche basilari, quali il valore eh, facciale e il paese emittente. In questo caso, l'Università di Ferrara, nel suo eh, 600 anniversario, fu celebrata da un'emissione. Vedete che è quella di sinistra. Eh, mh, questo nel 1991. Ecco, che cosa è accaduto, signori? Semplicemente che per un mancato passaggio di colore, che direi che è più che evidente, no? eh, direi che non avete bisogno di dettagli aggiuntivi. Vediamo la nascita di un francobollo che ha caratteristiche estetiche completamente diverse da quello regolarmente emesso. Ed ecco che questo fattore fa sì che improvvisamente, appunto, si genera la rarità, si genera il casus belli, mi verrebbe dire ma che non c'entra nulla, ma per dire che cosa. Che soltanto 50 francobolli nel mondo, esattamente un foglio intero, non ricevettero appunto il passaggio del colore, l'avete visto, del rosso. E di conseguenza diedero vita al cosiddetto Ferrara bianco che vedete a destra: il francobollo naturale. Francobollo che giustamente trova spazio in quello che è l'album, che giustamente. Vi regalo con piacere, io nel frattempo ho sfogliato e sono arrivato proprio alla pagina che l'ospita. Vedete la pagina è fatta apposta in modo da ospitare il francobollo ordinario che abbiamo visto, quello corretto, con tutte le caratteristiche secondo il decreto. E poi va a valorizzare ovviamente il francobollo raro. Come vedete, come vi dicevo, esistono 50 esemplari con la scritta e 50 addirittura senza la scritta. Cioè vuol dire ancora un naturale, lo stesso naturale con una caratteristica diversa e quindi un francobollo diverso. Eh, sono ovviamente eh, diciamo tirature. Così esigue quando penso che nel 92 eh, furono realizzati 50 Ferrara Bianco. Bene, una parte sono andati utilizzati perché sono andati sul mercato, una parte si sono conservati ed ecco che nasce no, la possibilità di accedere a un acquisto prestigioso che valorizzerà in maniera significativa la vostra collezione della Repubblica. L'album, signori, ve lo regaliamo. L'album ve lo diamo in omaggio per darvi la possibilità di conservare questo straordinario francobollo. Sappiate che ne abbiamo uno solo disponibile, questa sera ho parlato di puntata speciale delle grandi rarità, forse avremmo dovuto mettere un titolo, grandi rarità in tv, non l'abbiamo fatto però vi avevo accennato che ci sarebbero state tante tante particolari proposte e sicuramente il Ferrara Bianco è una di queste. Potate, potete chiedercelo, potremmo fare un'analisi ma sono certo che alcuni di voi che ci seguono con, con grande attenzione già eh, a che si appuntano tutte le proposte che proponiamo durante, il giro di parole, durante le nostre puntate sanno benissimo che un Ferrara Bianco non lo portiamo da più di un anno e mezzo questo è abbastanza un elemento eh, eh, come dire che sottolinea la rarità dell'oggetto ed in più ma questo è facile, sapendo che ne hanno prodotti o che se ne sono prodotti, ripeto, di nuovi all'epoca nel 91-92 50 esemplari. Dopodiché, buona parte sono andati utilizzati di questi francobolli, sono stati smerciati negli uffici postali perché il francobollo ha le caratteristiche per essere utilizzato. Non è un erinofilo, signore, è un francobollo vero e proprio. Ora, il Ferrara Bianco e ehm, quel, quel consiglio. No? Per coloro che vogliono veramente puntare ai francobolli che hanno nella loro rarità e nella loro particolarità quell'appeal significativo e quella richiesta. Perché è chiaro che la filatelia si lega al concetto di rarità, tutti quanti i filatelici vogliono rarità, ma prendere un francobollo del genere e metterlo in, un, in una cassetta di sicurezza e lasciarlo ai propri figli è una scelta veramente intelligente. Perché voi lo mettete lì, lui si rivaluta nel tempo, non ci pagate tasse, non dovete mantenerlo, non avete eh, nessun tipo di costo di mantenimento e voi, vostro figlio, vostro nipote, prenderà questo francobollo e verrà alla e noi lo ricompreremo con piacere. Non ne abbiamo mai abbastanza di francobolli naturali rispetto alla domanda, ma cerchiamo di divulgare l'esistenza di queste rarità moderne grazie proprio anche al canale TV. Ora la richiesta, e lo dico eh, anche se eh, so che alcuni di voi rimarranno un po' eh, sbigottiti perché effettivamente un francobollo così raro dovrebbe costare di più ma ci arriverà nel tempo, per una qualità innanzitutto non linguellato, quindi il francobollo che non ha tracce di linguella, gomma perfettamente integra, 60% della scala Bolaffi dall'analisi della centratura, della freschezza del colore e anche della dentellatura, la richiesta per il lotto numero 16, grande rarità della Repubblica, è 2.580 euro. Ora, 2580 euro, lo ripeto, con l'album in regalo e con l'assoluta assenza di tracce di linguella. Quel riquadro che Enrico della regia ha mandato e che state vedendo insieme a me serve solo per specificare che il francobollo linguellato, avendo quella peccetta adesiva, ovviamente ha nella gomma un elemento che deturpa e che quindi fa riferimento a una quotazione di catalogo più bassa. Mentre invece in questo caso il Ferrara Bianco è assolutamente privo di alcuna traccia di linguella, quindi non linguellato. Quindi il massimo della categoria a cui possiamo accedere in termini qualitativi. Ora, qualche settimana fa, un eh, collezionista aveva eh, appunto colto l'occasione dei naturali che avevamo presentato in quella puntata. Ora, eh, mi viene facile, eh, se per caso. Quel collezionista, come anche tanti altri, che amano le rarità moderne, sappia che questa è un qualcosa, eh, un'occasione da non perdere. Magari esercitare l'opzione per vedere anche questo francobollo e valutarne poi l'acquisto in un secondo momento. Però quello che è certo è che io in Bolaffi ho un solo Ferrara Bianco e ce l'ho soltanto perché un collezionista me l'ha venduto, perché questi sono francobolli che non si trovano sul mercato, signori o vengono venduti da un collezionista oppure anche la Bolaffi non è in grado di fornirne, perché non si trovano, sono, quei pochi esistenti sono collocati nelle grandi e nelle varie collezioni private. Se queste collezioni non vengono vendute, signori, non si ha accesso a questi francobolli, che, ribadisco, sono quegli elementi che valorizzano l'intera collezione della Repubblica. L'intera collezione della Repubblica. Quindi non siate indifferenti, non pensiate che questi francobolli non hanno eh, come dire quella centralità che hanno altri francobolli più famosi nelle diverse collezioni. No, signori. La prova è che addirittura Bolaffi dedica ogni anno nel suo principale catalogo uno spazio che adesso io vado ad individuare proprio per questi francobolli. Addirittura, in quella sezione dedicata ai grandi francobolli degli antichi stati e del regno, inserisce un capitolo apposito che si chiama Naturali d'Italia. Eccolo qua. E che racconta quelli che sono appunto i, i naturali presenti nel panorama della Repubblica, valorizzandoli, ageguando i prezzi, eh, cercando proprio di monitorare con attenzione eh, le, le, le disponibilità sul mercato. Proprio per dirvi che cosa? Che questi sono veramente francobolli importanti, nonostante siano giovani. Nonostante siano giovani. Cercate voi sul mercato 5 Ferrara Bianche. Se ci riuscite, vi faccio un applauso, vi stringerò la mano, vi regalerò un album perché 5 francobolli non li si trovano, non li trova neanche Bolaffi. Ne abbiamo uno. Ed è disponibile questa sera e domani questo francobollo verrà messo a disposizione della nostra rete vendita per andarlo a presentare a tutti i collezionisti in giro per l'Italia. Ma anche qui potremmo, eh, come dire, accontentare soltanto un nostro venditore consulente, non due, perché uno è il francobollo disponibile in tutta la Bolaffi. A voi le dovute eh, valutazioni su questo oggetto che In qualche modo diventa particolare anche solo dal punto di vista estetico, proprio perché vedete si presenta quasi come un piccolo fantasma. Ecco, permettetemi di, di usare una metafora simpatica. Un francobollo fantasma che però non è per nulla un fantasma a livello proprio di mercato, anzi, è una certezza assoluta, come sono sempre i naturali che cerchiamo di presentarvi e di raccontarvi e di farvi conoscere. Ora. Torniamo sul, regno, torniamo sul regno e andiamo a parlare eh, di questo bellissimo francobollo di posta aerea che ho anticipato durante la carrellata. Sì. Enrico, facciamo una cosa eh, per creare la, giu la giusta atmosfera. Per contestualizzare questo francobollo, e mandiamo il video eh, di eh, Balbo, no? Questo video che, che cosa fa? Ci racconta un'offerta di un album libro che ospita appunto i francobolli dedicati alla seconda crociera, eh, album che è a tiratura limitata che ha avuto un grandissimo successo, abbiamo solo più poche disponibilità, purtroppo, e eh, sarà un qualcosa che rimarrà nella storia perché non ci sarà una eh, seconda edizione di questo album. È stato fatto proprio per celebrare l'ottantesimo anniversario, qualche anno fa, eh, un, pochi anni fa, scusate, un paio d'anni fa, e adesso eh, giustamente lo proponiamo a coloro che amano i grandi francobolli della posta aerea italiana, eh, le grandi. Eh, diciamo conquiste aviatorie una su tutta quella del 33 la seconda crociera transatlantica che portò il eh, generale Italo Balbo e i trasvolatori al di là dell'oceano eh, conquistando ovviamente i favori eh, di tutte le più alte cariche americane che ovviamente eh, non, insomma eh, accolsero i nostri trasvolatori con delle parate con dei festeggiamenti incredibili che vengono ben raccontati in questo album che vi presentiamo adesso con un piccolo video e poi eh, vi raccontiamo eh, il fantastico e raro francobollo che abbiamo in offerta per voi questa sera e ve lo anticipo, eh, è nostra intenzione farvi un omaggio, un cado speciale regalandovi proprio l'album che vedremo in questo momento. Prego. Direi che questo video ci aiuta, eh, insomma, anche con una certa emozione a catapultarci in, quello, in quel luglio del 1933 dove Italo Balbo organizzò questa incredibile eh, trasvolata eh, con l'intento di far sapere al mondo quanto l'Italia voleva avere un ruolo diciamo di primordine all'interno di quelli che erano i grandi progetti di sviluppo di queste macchine volanti che poi. Purtroppo saranno protagonisti e protagoniste sia le macchine che gli uomini in senso negativo durante la seconda guerra mondiale. Tutto questo avviene in Italia, avviene con piloti italiani e viene celebrato ovviamente, e scopriremo adesso anche perché, da diverse specifiche emissioni filateliche che l'Italia eh, in qualche. Modo studiò appositamente, sia dal punto di vista estetico, perché sono tra i francobolli più belli di posta aerea nel mondo, pensate, ma anche eh, proprio nell'ottica di andare a vendere dei titoli di stato, cioè o meglio dei valori di stato, quali erano i francobolli, per incamerare, eh, diciamo, denari da investire proprio per l'evento stesso. Ora, eh, abbiamo visto anche nelle immagini i trittici di Balbo, io li ho qua dietro alle spalle, li vedete qua dietro di me, ehm, perché quelli sono i francobolli italiani che furono realizzati. Poi furono fatte delle speciali edizioni di francobolli per le colonie e poi furono fatti, eh, fu fatta un'emissione particolare che doveva assolvere un'esigenza mirata, quella di affrancare gli aerogrammi che furono all'epoca spediti fisicamente attraverso il trasporto che i nostri trasvolatori fecero, quindi il famoso sacco di juta con le buste dentro, con la cosiddetta posta ufficiale, la posta ufficiale tra gli alti ranghi dello Stato e del Regno italiano e le alte cariche coinvolte al di là dell'oceano, quali ambasciatori, quali sindaci, quali diciamo ministri, eccetera, eccetera ovviamente questa posta doveva avere un tono e doveva essere caratterizzata e anche qui fu caratterizzato e diciamo, reso speciale il francobollo che doveva accompagnare queste buste mentre per i trittici italiani di base quelli che sono appunto qui dietro di me eh, furono eh, diciamo, individuate due diverse tariffe ecco perché sono due in coppia una era la tariffa europea e l'altra era la tariffa extraeuropea mentre per il francobollo del cosiddetto servizio di Stato, quindi che affrancava la posta delle alte cariche italiane, non furono realizzati due francobolli, se ne realizzò soltanto uno direttamente col valore facciale massimo, proprio per poter garantire che la busta affrancata con quel francobollo giungesse, a prescindere dalla distanza percorsa, ovunque. No? quindi fu fatto un solo francobollo e poi lo fu differenziato a livello cromatico e si appose una sovrastampa proprio per indicare il servizio di posta speciale, chiamato servizio di Stato. Ora chiedo a Enrico di farlo entrare un po' come un effetto scenografico per presentarvi la proposta di questa sera, legata proprio a un autentico trittico servizio di Stato del 1933. Bene, come il trittico, eh, la parola eh, ci aiuta un pochino a capire anche la com come è composto, la struttura di questo francobollo composto da tre elementi. Questi tre elementi erano separabili, ecco che oggi per essere considerato trittico deve essere perfettamente integro e le cosiddette sezioni non possono essere separate. Se vengono separate, signori, abbiamo ovviamente un valore totalmente più basso e diverso. Quindi, pochi sono stati i trittici che si sono conservati con tali caratteristiche. Poi, l'altro elemento fondamentale fu la scelta, che nel 1933 fu fatta, di realizzare soltanto 5.000 esemplari. Perché? Perché si sapeva si, si, già all'epoca che le buste ufficiali sarebbero state una piccola parte del carico postale stesso. Ecco che non serviva a fare 20.000 serie come nel trittico normale, che è già comunque un, un francobollo, una coppia di francobolli significativo. In questo caso, per quanto riguarda il servizio di stato, furono realizzate soltanto 5.000 pezzi. Una parte ovviamente è stata utilizzata sulle buste, un'altra parte è stata persa e distrutta e un'altra parte è stata sezionata. Ad oggi posso dirvi che di eh, Trittici servizio di stato integri come quello che vi stiamo proponendo ce ne sono veramente pochi. Non a caso esso è diventato uno dei francobolli simbolo della posta aerea italiana. Bordo di foglio firmato eh, dal nostro presidente proprio per andare a sottolineare la qualità, proprio per andare anche ad evidenziare l'importanza dell'oggetto. Tutti gli elementi, ecco la quale la firma la vedete sul bordo di foglio, eh che eh, tra l'altro si affianca ad un'altra firma che non posso mostrarvi in questo momento ma che vi posso eh, diciamo garantire, che è quella che è stata posta invece sulla gomma dalla precedente generazione Bolaffi. Quindi questo francobollo ha la firma autentica del dottor Giulio a garanzia dell'autenticità, il dottor Giulio era il capostipite dei Bolaffi che proprio in quegli anni guidava l'azienda e che cercò all'epoca di censire francobolli di qualità mh, superiore e quelli che appunto già all'epoca la nostra azienda trattava nell'attività di compravendita, quindi pensate questo francobollo viene seguito e commercializzato e quindi ha un pedigree Bolaffi lontanissimo che si attesta proprio in quegli anni in cui il francobollo fu realizzato. Già solo per questo, che è la garanzia assoluta che il francobollo è autentico, dovremmo chiedervi qualche soldo in più. Ma non lo facciamo. Noi vi chiediamo l'esatta corrispondenza tra la qualità e il valore di catalogo che dichiariamo. Quindi, come sempre, la Bolaffi... Nonostante abbia questi elementi che danno anche la certezza assoluta dell'autenticità del francobollo, non va a rincarare la dose, signori. No, qui c'è una qualità descritta, ci sono le caratteristiche che vi ho appena menzionato, tra cui le firme di Giulio Bolaffi e di Alberto Giulio Bolaffi, che sono la seconda e la terza generazione Bolaffi, oggi siamo già alla quarta, quindi nella quarta generazione andiamo a trattare un francobollo che in questa dinastia. Eh, di esperti eh, filatelici che hanno guidato, che guidano tuttora ovviamente l'azienda, la, 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 la prestigiosa azienda Bolaffi, questa famiglia che di generazione in generazione ha censito i grandi francobolli, tra cui ovviamente non poteva mancare questo straordinario servizio di Stato, data la sua rarità. Bene, è chiaro che un francobollo così è un francobollo prezioso che... Renderebbe, le, che, che va incontro a tutte le esigenze, non soltanto dei filatelisti, signori che chiaramente vedono nel servizio di Stato un must, no? uno dei grandi francobolli, ma anche in confronto di coloro che magari non hanno una vera e propria collezione, ma sono amanti, appassionati delle grandi conquiste aviatorie che amano eh, collezionare oggetti legati all'aviazione. Abbiamo una domanda infinita e tra, veramente trasversale su questo francobollo qui, ma non abbiamo disponibilità e questa mancanza di disponibilità ha portato questo francobollo a crescere in maniera eh, forse anche un po' al di là delle aspettative in termini di valorizzazione di prezzo ed oggi abbiamo un'offerta mirata su cui vogliamo però garantirvi un vantaggio speciale, un vantaggio speciale. Iniziamo a fare uscire pure la titolazione, il lotto Ovviamente, per questo eh, servizio di Stato è il numero 10, non linguellato al 60%, anche qua eccezionale qualità, ma non poteva essere linguellato perché, signori, Perché c'è la firma di due generazioni Bolaffi. Giulio Bolaffi, la seconda generazione Bolaffi, appunto, fece, firmò e applicò questo pedigree tramite proprio la sua firma estesa solo su francobolli di altissima rarità e altissima qualità, non a caso su questo francobollo è presente, perché siamo di fronte a un 60%, quando la media dei francobolli del Regno, lo sappiamo, si attesta tra il 30 e il 40 nel del periodo storico in cui è stato realizzato, che vuol dire a cavallo degli anni 30. 5.725 è la richiesta per questo straordinario francobollo, ma noi vogliamo dimostrarvi un'attenzione particolare. Franco vuole 1 è su uno solo, è disponibile è disponibile solo stasera e lo sarà fino ancora per mezz'ora. Dopodiché verrà messo a disposizione della nostra rete vendita, che credetemi, non ci metterà molto tempo a trovare un collezionista che desidera eh, eh, veramente fare un salto di qualità eh, da tutti i punti di vista eh, che vuole impreziosire la sua collezione con un, un oggetto straordinario, qual è appunto il servizio di Stato. Ma c'è un aggressore questa sera, c'è un'attenzione. Allora. Se arriverà la conferma, chi lo confermerà avrà diritto a ricevere in omaggio, una volta appunto confermato e poi eventualmente acquistato il francobollo, vi ricordo che in tv non comprate nulla ma opzionate il francobollo, comunque l'offerta prevede che all'interno della proposta ci sia anche l'album che avete visto prima, che racconta... Con, la con le riproduzioni fotografiche dei manifesti dell'epoca. Guardate, qui ci sono delle immagini di repertorio che ci aiutano, grazie Enrico, ma giusto per darvi un'idea. Questo album che di per sé ha un valore perché è a tiratura limitata, una tiratura che si sta ovviamente esaurendo e che ci permette di rivivere tutto quanto ciò è successo in quel lontano luglio del 1933, con gli spazi anche per coloro che amano... Uh, collezionare l'aereo filatelia per andare a collocare anche le buste viaggiate. Un album vedete che ci riporta tutte le notizie tecniche, sia sulla realizzazione dei, eh, degli, appare degli apparecchi, questi Savoia Marchetti. Eh, gli S-55, eh, questi idrovolanti particolari e poi andiamo anche nel merito delle tappe, dell'organizzazione dell del volo che fu fatto ovviamente dal generale Italo Balbo che non era eh, null'altro che il eh, appunto, riferimento massimo, no? il nostro gerarca dell'aeronautica italiana, del corpo militare. Guardate le tappe, eh, gli, si spinsero i nostri trasvolatori fino in Islanda, poi giù eh, verso la penisola di Terranova, fino ad arrivare nel cuore dell'America con destinazione Chicago. Poi passarono da New York e tornarono indietro, arrivando fino a Roma per le dovute celebrazioni, rischiando la loro vita, mettendo eh, coraggio, competenza, ma affrontando un viaggio che effettivamente eh, insomma, rischi ne comportava e ne comportò. Ci furono anche infatti un ammaraggio. Tutte queste notizie che vi sto raccontando sono fedelmente raccontate in questo album, libro speciale. Eh, con Veramente anche eh, quelle, quelle immagini, vedete, di repertorio che hanno permesso di capire l'importanza, perché la crociera del 33 noi la possiamo tranquillamente equiparare a quello che è stato poi lo sbarco della Luna che è stato fatto negli anni 60, 70, ecco, per insomma, 69 e di lì in avanti, con le missioni Apollo statunitensi. Qui c'è tutto, signori. Già solo l'album, giusto per darvi una dimensione, ha un valore di circa 400 erotti euro. Ma noi ve lo diamo in omaggio qualora ci fosse l'intenzione di acquisire un francobollo che non ha bisogno di tante parole, perché basta soltanto analizzare i nostri cataloghi di qualche anno fa per rendersi conto che un servizio di Stato è ormai un, come dire, un francobollo che ha una certa solidità che ha saputo ovviamente conquistare quel prezzo di vendita che voi vedete, arrivare a essere appunto eh, come dire quotato quella cifra perché è un francobollo eh, difficile da reperire, di qualità tra l'altro eccezionale perché è un 60%, ma noi vi vogliamo premiare con l'album. Vi offriamo 400 euro di valore così per premiarvi. Potevamo non farlo, ma pensiamo che colui che opzionerà questo unico francobollo disponibile meriti di poterlo collocare nella migliore cornice possibile, e cioè questo splendido doppio album, tra l'altro perché c'è un volume dedicato al volo di andata e un volume dedicato al volo di ritorno. Eccola qua, l'esposizione, questa era la meta, l'esposizione internazionale che si tenne proprio nel 1933 a Chicago. E qui andiamo poi a vedere queste immagini di repertorio, ci portano poi anche a vedere il secondo volume, eccetera, eccetera. Ora, 5.725 euro non è una cifra, eh, torniamo pure in studio, sì, sì, mettiamo magari il Francomollo un attimo in un riquadro sottostante. Allora, eh, 5.725 euro è sicuramente una cifra importante, me ne rendo conto, sappiamo, ma è anche altrettanto importante e il Francomollo merita quella quotazione lì, l'ha raggiunta, perché è raro e la domanda è piuttosto elevata. Ora, il ragionamento che andiamo a fare che cos'è? È, È 5.700 euro, non li ho, però il francobollo mi interessa. Non c'è problema signore, perché abbiamo gli strumenti per trovare una quadra, per trovare quel punto d'incontro che vi permetta di acquisire il francobollo cogliendo l'occasione, vista la, la solita e difficile, in, o meglio, l'indisponibilità usuale che abbiamo di questo francobollo, non c'è mai. Quando c'è lo portiamo in tv apposta per dare no? una sorta di voce anche alla grande filatelia della posteria. Ora, vi dicevo, 5.725 euro, non vi chiediamo di pagarli subito, c'è la possibilità di dividere nel tempo. Vi prendete magari qualche mese, dilazionate e spacchettate il pagamento, no? ci troviamo davanti a un caffè, vedete le francovole, sì, mi interessa, bene, sappiate che lo potete pagare con calma. E questo è molto importante perché oggi c'è l'offerta, oggi c'è anche il regalo dell'album, ma c'è oggi, non c'è domani. Allora oggi lo opzionate, poi lo acquisite, lo pagate in 3, 4, 5 mesi e a quel punto anche una grande realtà come servizio di Stato diventa magari un qualcosa di raggiungibile. È un servizio a costo zero, pensate. Lo fa Bolaffi, lo fa Bolaffi perché l'idea è quella anche di avvicinare o di andare un pochino a eh, considerare le diverse esigenze della clientela, permettendo a tutti coloro che hanno la sensibilità di percepire l'importanza di questi francobolli, di avvicinarsi e di acquisirli questi francobolli, tramite l'agevolazione del pagamento rateale. Ribadisco, lotto numero 10, specialissimo, posta aerea italiana, Crociera di Balbo del 33, il raro servizio di Stato, il francobollo che affrancava la posta del re durante la crociera di Balbo. 5.725 la richiesta, l'album Balbo dal valore superiore ai 400 euro in eh, regalo per voi per andare a collocare questa straordinaria rarità della posta aerea. Finiamo di vederlo, poi torniamo in studio perché ne abbiamo un sacco ancora di cose. Eh, da raccontare, poi tra l'altro ho un paio di offerte. Eh, sì, sì, finiamo pure di vedere Enrico, senza problemi, non c'è nessuna fretta. Ho un paio di offerte dedicate alla Repubblica nella posta ordinaria che volevo anche citare, perché giustamente mi fa piacere anche poi un po' rispondere alle esigenze anche di coloro che amano un pochino di più la filatelia. Poi c'è ancora una grande rarità invece del regno che di cui parleremo a breve. Allora eh, bene, al centralino le richieste. Eh, io vedo la Cristina impegnata nel rispondere a diversi eh, messaggi Whatsapp, eh, se c'è qualche domanda eh, fatela pure e mi verrà eh, girata e io eh, risponderò in diretta, eh, nel frattempo però riflettete ma non troppo, una sola disponibilità eh, del servizio di Stato, siate, siate, siate attenti alle grandi proposte del martedì sera. Bene, si repubblica, allora... La Repubblica, due parole soltanto. La Repubblica, tornando appunto a parlare in questo caso non di naturali, ma di quella che è la collezione standard, tipologica, eh, si compone eh, diciamo eh, di, eh, dei francomolli realizzati dal 1945 fino ad arrivare ai giorni nostri. Ancora oggi tutti i collezionisti di Repubblica ogni anno aggiornano con le nuove emissioni. Bene. Ma è un dato di fatto che sono poi una decina le serie più rilevanti, si collocano tutte nei primissimi dieci anni della collezione. Abbiamo visto un paio di puntate fa che era andata in conferma la eh, Democratica per esempio. E questa sera parliamo di due eh, serie significative del eh, periodo iniziale appunto della Repubblica. Allora prego, partiamo con la E. ERP, ERP, che è eh, la sigla. L'acronimo di European Reconstruction Planning, e cioè il piano di ricostruzione che gli Stati Uniti vararono per ridare una chance al nostro paese durante i primi anni appunto del post-guerra. L'ERP, così chiamata in gergo, è un'emissione un del 1949, quindi siamo esattamente eh, a soli eh, 4 anni dalla nascita della Repubblica. Italiana e siamo soprattutto all'interno di quelle che sono le emissioni che hanno come filigrana la ruota alata. Dovete sapere che eh, quasi tutte le emissioni importanti della Repubblica, che sono, l'ho già detto prima, ma circa una decina, forse anche meno, sono tutte concentrate principalmente per il 90% all'interno dell'asso di tempo che va dal 45 al 55, laddove la filigrana era identificata nella ruota alata. Allora, eh, i francobolli dovevano in qualche modo essere, siccome erano un veicolo eh, di, eh, forte, dalla, diciamo, di comunicazione molto forte, capillare, andavano nelle, negli uffici postali lungo tutto il territorio italiano, dovevano dare dei messaggi, messaggi di speranza che permettessero al nostro paese di ripartire dopo eh, le sofferenze eh, di, da tutti i punti di vista che eh, la seconda guerra mondiale aveva generato: era importante dare un messaggio di speranza e quindi il. Eh, questa serie del 49 si occupa di celebrare, far conoscere proprio questo piano di ricostruzione, questo aiuto concreto che permise all'Italia di ripartire. La serie si compone appunto di tre valori che stiamo eh, eh, ammirando, diciamo, eh, autentici chiaramente, eh, non linguellati, in questo caso abbiamo tre disponibilità. Eh, perché scopriremo che anche i grandi francobolli possono avere prezzi assolutamente, eh, diciamo, eh, avvicinabili. Ecco, pensate magari a un regalo a un vostro nipote, a un vostro figlio che sta studiando la storia del primo periodo, appunto, della Repubblica Italiana, con un testimone oculare e con un messaggio proprio che ci certifica, eh, che ci riporta un po' a rivivere quelle che erano le, le emozioni che i nostri compatrioti vissero, magari sono poi i nostri genitori, faccio a caso, in quei drammatici momenti. Allora la richiesta signore per tre sole emissioni è 95 euro. Qualità 60% non linguellata. Nuovamente nessuna traccia di linguella, siamo ancora negli anni in cui le linguelle venivano usate. Dai primi collezionisti dell'epoca non c'erano ancora gli album, non c'erano ancora le taschine, signori. Quindi si andava ad applicare la linguella. Ed ecco che andava eh, a, eh, come dire, eh, eh, così a, a, ad essere, andava a diventare strumento per collezionare questi francobolli. Poche serie si sono mantenute senza linguella, le abbiamo eh, così in qualche modo oggi a disposizione. Sono tutte per voi. 95 euro, 3 missioni. Per la serie completa dell'ERP del 1949, eh, eh, signori, mh, non è necessario spendere grandi cifre, se volete i grandi francobolli. Eh, qui c'è la storia del nostro paese, l'enciclopedia. Così hanno chiamato tanti esperti eh, che hanno studiato le collezioni che Bolafi propone, no? cioè sfogliare una, una collezione della Repubblica, eh, vuol dire sfogliare un'enciclopedia della storia italiana, perché Franco Bolli, oh bene, signor Fausto prima conferma, ok vabbè, 95 euro Cristina non potevo pensare perché in effetti l'offerta è molto aggressiva, allora aggressiva nel senso aggressiva nel prezzo e quindi a vostro vantaggio, allora due solo e solo le serie ancora disponibili due soltanto a 95 euro domani non so quanto a quanto ve le riproporremo quindi signori sta a voi scegliere se cogliere l'occasione dell'offerta tv o meno sta a voi decidere se rimanere eh, così insensibili rispetto a quello che è un oggetto del passato, di un momento comunque drammatico nel nostro Paese, che magari avete anche vissuto e che potete raccontare a chi verrà dopo di voi, grazie proprio ai testimoni che hanno raccontato e che testimoniano, diciamo testimoni oculari, di quello che è avvenuto in quel periodo nel nostro Paese. Ovviamente le vedete, eh, i francobolli hanno una freschezza del colore eh, degna di nota, non a caso sono 60% di qualità, anche se sono le prime serie. Tra l'altro le prime serie della Repubblica, dovete sapere, siccome buona parte eh, de, 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 delle, delle officine che appunto si occupavano di realizzare fisicamente i, i francobolli, le, 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 diciamo, quello che noi oggi chiamiamo l'istituto polografico, zecca dello Stato, fu danneggiato e chiesero in affitto temporaneo dei macchinari, che non erano macchinari nuovi, erano macchinari usati e quindi le prime missioni hanno dei difetti congeniti e la qualità delle prime missioni, vedi per la centratura, vedi per la freschezza, non è mai altissima proprio per quello che è successo, proprio perché i macchinari avevano subito in alcuni casi dei danni, ma in alcuni casi erano stati distrutti e si era andati proprio ad affittare dei macchinari nuovi, usati però. Tutti questi fattori hanno determinato delle caratteristiche che hanno in qualche modo abbassato la media qualitativa di questi francoboli, ma in questo caso no. Questa selezione di tre serie, anzi due, perché una è già stata opzionata, e si attesta sul 60%, che è quella che noi individuiamo come la qualità medio alta per questi francobolli. 95 euro, signori, ma quando li trovate un francobolli che hanno 70 anni autentici a 95 euro? Ma quando? Tra l'altro è una delle serie più importanti della Repubblica, lo è. E non è questione di prezzo, questione di rarità. Ancora due, eh? due lotti del numero 12, signori. Valutate, ma Alberto voglio presentare anche l'altra serie che abbiamo a disposizione che eh, si eh, riferisce invece eh, a un altro evento molto importante eh, che sancisce anche un po' l'evoluzione tecnologica che in quegli anni si stava ormai affermando e eh, la serie è un'emissione di due, due valori che questa sera abbiamo. Con addirittura un angolo di foglio, quindi diciamo come sempre, garanzia Bolaffi, garanzia di qualità. Andiamo a vederli, eccoli qua. Eh, si sì, toglierei il quadro perché ecco, è giusto goderceli, perché abbiamo questa qualità eccezionale, addirittura con l'angolo di foglio. Pensate, la serie che state vedendo è la serie del 1950, nuovamente una delle dieci serie significative di tutta la Repubblica Italiana emessa nel 50 appunto per la conferenza internazionale della radiodiffusione ad alte frequenze. Iniziavano, a conferma, iniziavano diciamo, ad affermarsi queste nuove tecnologie, queste nuove modalità di trasmissione ed ecco che fu organizzata proprio in Italia, eh, su queste due diverse città, Firenze e Rapallo, questa conferenza internazionale. Eh, che viene celebrata da queste emissione di due francobolli, il, il 20 lire violetto e il 55 lire azzurro, che testimoniano appunto, che ci ricordano, o meglio, quel eh, momento, quello specifico eh, momento in cui eh, in Italia tornava a eh, come dire eh, essere protagonista anche in campo tecnologico bene è eh, una serie importante eh, insomma eh, l'ho già detto prima la qualità è nuovamente 60% in questo caso la disponibilità è una sola tanto più c'è l'occasione dell'angolo di foglio quindi se, se vogliamo all'interno del foglio è sicuramente un pochino più raro l'angolo di foglio perché sono solo quattro eh, nelle posizioni angolari non è un fattore che vi facciamo pagare però eh, se vogliamo essere pistini e attenti, la serie eh, che vi presentiamo nell'angolo di foglio è un po' più rara di una serie di omonima qualità, eh, però senza l'angolo di foglio. La richiesta per questi due francobolli autentici ovviamente è di 200 euro, una sola disponibile. Sì Cristina, ok, grazie. Bene. Allora, della ERP, signori, ne abbiamo solo più una. È arrivata la seconda conferma della serie precedentemente presentata. Quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo ancora una serie della ERP a 95 euro e abbiamo una serie, quella che state vedendo, della radiodiffusione. Un, due serie importanti della Repubblica Italiana, del primo periodo della Repubblica Italiana e tra l'altro, giusto per così, dover di cronaca, vado a prendere il catalogo, rimaniamo pure sui francobolli Alberto, che va a prendere il catalogo, lo sfogliamo, giusto per dimostrare, c'è un catalogo ovviamente dedicato anche solo ai francobolli eh, della Repubblica Italiana, una collezione sentitissima, possiamo dire che tutti i collezionisti partono con eh, la collezione della Repubblica Italiana, la stessa Cristina, eh, eh, che in qualche modo l'abbiamo convinta ad avvicinarsi al mondo della filatelia, eh, ha iniziato a fare la collezione dal suo anno di nascita, eh. Che non è di certo i primi anni della Repubblica, è eh, un po' più avanti, eh, che sia, ci mancherebbe. Eh. Tu sei la sessantottina, eh. allora, ma nello spirito più che altro, eh, direi. Allora, radio diffusione, 15 luglio appunto del 1950, ricordo sempre la tiratura 993.000 esemplari. Ricordiamo anche, giusto per fare dei paragoni numerici, che di lì a poco poi negli anni 60, una decina d'anni dopo, 60-70, le tirature passeranno a 3 milioni, mentre invece le tirature del primissimo periodo erano al di sotto del milione, come in questo caso. Non a caso, eh, non in questo caso è non a caso, e non è un giro di parole eh, dovuto a un errore ma voluto. Eh, questa serie è annoverata nelle, eh, diciamo, serie prestigiose della Repubblica. Usata vale meno della metà, giusto per dare anche delle indicazioni tecniche. Quindi se dovete collezionare Francobolli e se volete le grandi serie della Repubblica, non acquisitele, usate, ma puntate decisi sul nuovo e soprattutto quando avete l'occasione di avere l'angolo di foglio, non perdetela. Non perdetela perché non ve la riproponiamo con Angolo di Foglio, non ne abbiamo così, eh, nonostante non sia una serie rarissima, ve eh, lo dice anche il prezzo, non è così semplice trovare l'angolo di Foglio. Quindi col, se avete piacere veramente o di iniziare un percorso o di andare a eh, così... Su, Chiudere quella casella che avete lasciato aperta perché collezionavate vent'anni fa e adesso state riprendendo in mano la collezione. E se volete anche dare il giusto tributo a una collezione che nei suoi primi dieci anni annovera anche delle serie importanti, questa è sicuramente una buona opportunità. Eh, signori, è una buona opportunità. Al centralino le richieste e le conferme. Allora, mi è arrivata. Eh, sempre eh, appunto eh, eh, con i pizzini che la gentile Cristina mi manda, eh, richiesta per far vedere un'offerta che abbiamo fatto vedere all'inizio puntata che merita e lo facciamo subito. Congresso filatelico: grande rarità, è ancora disponibile. Si sì, confermo all'utente, al nostro gentile telespettatore che ha scritto che è ancora disponibile. Quindi guardiamola di nuovo, eh, perché, eh, ripeto, parliamo di una delle tre serie più importanti del Regno Moderno. Siamo nel 1922, i quattro valori che compongono la serie emessa per il Nono Congresso Filatelico Italiano che si tenne in quel di Trieste e che fu la serie distribuita solo nell'ufficio centrale di Trieste e la tiratura della serie stessa predisposta all'epoca fu di 15.000 soli esemplari. Di conseguenza buona parte sono stati utilizzati, buona parte sono stati persi e distrutti e questa serie è diventata la serie di posta ordinaria più importante del Regno moderno. La richiesta è di 3.985 euro per una serie non linguellata al 30%. Guardiamola Enrico, falla vedere, bravo, perché eh, diciamo che se andiamo a prendere dieci collezioni del Regno ci accorgeremo sicuramente che il Congresso manca. E il rapporto prezzo-qualità che vi proponiamo, signori, è talmente interessante che dovete eh, essere sensibili anche a quello che è il lavoro di ricerca che lo staff Bolaffi fa per presentare poi le gra i grandi prodotti che vi racconto durante la nostra puntata del martedì. C'è un lavoro dietro, c'è la volontà di andare a, a presentarvi anche veramente eh, delle offerte un po' più uniche che rare, perché il congresso è veramente difficile da trovare, è una serie falsificatissima, quindi il consiglio di non, di non rivolgere grandi attenzioni. Su francobolli di questo calibro, serie di questo calibro sul mercato perché rischiate grosso, signori, eh? perché se auto, la sovrastampa non è autentica la serie vale zero, mentre invece noi vi forniamo un certificato. Andiamo proprio a, eh, così, a studiare il pedigree della serie prima di proporvela per essere sicuri di farvi dormire i cosiddetti sogni tranquilli. Però la mia esperienza da esperto appunto filatelico, che ha avuto a che fare con migliaia di clienti eh, in, nei tanti anni di militanza appunto in Bolaffi, mi spinge a dirvi che solitamente questa è una serie che manca. E allora questa sera poterla comprare a 3.985 vuol dire fare un bel affare perché e vi assicuro che di congressi filatelici con il pedigree storico e quindi la certezza assoluta che quella eh, sovrastampa non sia stata fatta eh, l'altro ieri sono pochi, sono pochi signori e quindi bisogna eh, veramente un po' cogliere l'occasione che vi stiamo proponendo, una sola serie disponibile eccola qui, tra l'altro anche bella, di qualità, vedete, è una serie che di solito ci propone dei piccoli difetti congeniti che però vengono valutati, ecco, in questo caso abbiamo invece la centratura, abbiamo la freschezza, abbiamo una dentelatura che non è tanto, sì 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 grazie, che non è così tanto um, vissuta come invece normalmente è. 3985, spero di aver risposto pienamente alla richiesta e all'esigenza che ci ha eh, così eh, manifestato il nostro eh, telespettatore e voglio proseguire perché mancano pochi minuti, sono eh, meno di 10, pensate, ma è il mio desiderio proporvi l'ultima grande rarità della serata eh, che eh, abbiamo scelto. Eh, parliamo di un numero uno, parliamo di un francobollo che ha un significato assoluto, un francobollo che è stato diciamo, presente eh, più volte eh, anche diciamo, ehm, come dire, nelle offerte, che, ehm, o meglio non nelle offerte, nei cataloghi come primo, numero uno della prima pagina, è stato presente sul drappo che mh, diciamo, eh, è la nostra sede della Bolaffi ha all'esterno. Del palazzo in cui proprio risiediamo, è stato il drappo, il simbolo, possiamo chiamarlo il simbolo della filatelia italiana, nonché il simbolo anche dell'unità d'Italia. Il primo francobollo del Regno di Sardegna, che è anche considerato il primo d'Italia, proprio perché il Regno d'Italia è stato realizzato, eh, l'Italia è stata unificata, grazie al Regno di Sardegna che ha eh, messo in moto proprio quel movimento che a cavallo del 61 ha portato Garibaldi al Regno del Sud, eh, l'incontro a Teano, Vittorio Emanuele II che scende eh, da, diciamo, lungo eh, l'Italia, che eh, diciamo, eh, acquisisce il consenso delle di varie eh, popolazioni, delle varie città italiane principali a questo progetto di unificazione. Siamo di fronte ad un francobollo che, tra l'altro, in fase di realizzazione nel 1851-52, è, è stato eh, diciamo, ispirato al numero uno del mondo. Non a caso, spesso, tanti collezionisti che hanno comprato i numeri uno del mondo o la prima serie del mondo, che è quella inglese del Penny Black, vanno anche a comprare o a porre diciamo, la loro attenzione verso la prima emissione della Regione di Sardegna, perché eh, il numero uno, il. 5 centesimi nero è veramente l'emblema della filatelia e del Regno d'Italia. Eccolo qua, c'è questa sera la disponibilità di valutarne uno. Il francobello unanimamente considerato il numero uno d'Italia è proprio il 5 centesimi nero della prima emissione di Sardegna, che come sappiamo si compone poi anche del 20 centesimi azzurro e del 40 centesimi viola. Francobollo voluto da Vittorio Emanuele II, signori, che desiderava applicare anche nei suoi territori la rivoluzionaria invenzione anglosassone del francobollo. La riforma postale che introdusse i Francobollo nel Regno di Sardegna, pensate, fu presentata direttamente da Massimo d'Azeglio, altra figura importante che all'epoca era il presidente del Consiglio dei Ministri. Ebbe come relatore, cioè colui che presentò la riforma dal punto di vista più amministrativo, pensate niente po di meno che Camillo Benso Conte di Cavour. Ovviamente il soggetto come si suoleva fare in tutti i paesi che in qualche modo copiarono, passatemi il termine, la rivoluzione introdotta dall'Inghilterra nel 1840, eh, l'identificazione della massima autorità, quale proprio il re in questo caso lo vedete, no? Eccolo qua, bravissimo Enrico. Enrico, bravissimo dalla regia. Vedete, io parlo e lui realizza no? i due regnanti, vedete la regina Vittoria, il Penny Black, primo del mondo, il regno di Sardegna decide di dotarsi del, del primo francobollo e va a creare un francobollo molto simile, che però ha come soggetto centrale il volto e l'effigie di Vittorio Emanuele II. Il profilo fu ricavato, dovete sapere, dalle monete da 10-20 lire allora in corso e fu trasformato, diciamo, eh, per diciamo, la stampa poi del francobollo, dal famoso litografo torinese Francesco Maria Matraire. Non fu ritenuto all'epoca, a differenza di altri stati, necessario. Eh, diciamo aggiungere il nome dello stato emittente in quanto il volto di Vittorio Emanuele era ritenuto sufficiente come, come riferimento. Ecco. Eh, entrò in uso il primo gennaio del 51, la prima emissione di Sardegna rimase postalmente valida fino a 30 settembre del 1853. Ovviamente sono tre i valori, vivono tutti e tre di luce propria, noi stasera vi presentiamo il numero uno, il capostipite della filatelia italiana. Eh, del Regno d'Italia, il numero uno, il nostro riferimento, un 5 centesimi nero autentico, garantito, eh, del 1851, con eh, anche qui veramente il pedigree è straordinario, vieni qui Alberto, guardiamolo, con firma di gi garanzia Giulio Bolaffi nella, sulla gomma. Altro francobollo dal pedigree assoluto. Tracce di linguella, qualità 20%, come è normale che sia, vista la sua rarità e la sua importanza. La richiesta, signori, per questo incredibile francobollo, che andrebbe comprato anche se non siete filatelisti, che andrebbe valutato anche... Se non avevate mai pensato a un francobollo, ma volete inserire all'interno di quello che io chiamo il patrimonio della vostra famiglia, magari avete i quadri, avete i bott, avete la casa, anche un francobollo che ha una domanda consolidata ormai da 160 anni, circa, poco meno. Cioè, un francobollo che ha fatto la storia della filatelia in Italia. E Abbiamo scelto di portarlo perché dovete conoscerli questi francobolli. Dovete sapere che il l'otto numero uno, tracce di linguerra, e vi regaliamo i fogli dell'album dove conservarlo con la storia del Regno di Sardegna e con la storia che avevo raccontato sulle missioni di questo numero, del, appunto, questo numero uno italiano, con una richiesta di 6.020 euro tanti di voi a casa non hanno detto ma perché 20 euro Massimiliano? Ma c'è una logica chiaramente, perché il prezzo non me lo invento io, il prezzo nasce da un calcolo che si fa in riferimento alla quotazione di catalogo, che secondo le caratteristiche tecniche, secondo quella qualità, definisce esattamente quel prezzo lì, 6.020 euro. Non abbiamo un francobollo linguellato, eh, scusatemi, dentellato, come è normale che sia, perché all'epoca i francobolli non erano dentellati. In Italia giungeranno nel 1862. Ora eh, francobolli quindi che vengono valutati a seconda della presenza del margine, che cioè quella cornice esterna alla vignetta. La presenza appunto di quel millimetro esterno. In questo caso i margini sono ampi su tutti i lati del francobollo. La freschezza, nonostante sia un francobollo che ha 150 anni, è indiscutibile. Quindi comprate non solo una grande rarità, ma una grande rarità che ha le caratteristiche qualitative giuste. Quindi, signori. Vi devo, devo passare i saluti, ma vi lascio con una, una certezza, avete qualche minuto per comprare un numero 1, se siete dei numeri 1, se volete una collezione da numeri 1, questo è un francobollo che non può mancare, magari da affiancare poi a un penny black che magari avete già preso, o magari invece decidete di, pe di pensare solo ai numeri 1 italiani e non a quelli esteri. Bene, passo i saluti, un caro saluto ad Enrico in regia, complimenti e grazie per avermi sopportato. Cristina centralino, sempre presente e sempre sorridente, Alberto alla telecamera e poi il saluto di chiusura va a tutti voi, a coloro che hanno confermato, a coloro che seguono e a coloro che ci mandano in settimana i suggerimenti per presentare sempre delle puntate che siano il più possibile attinenti alle vostre esigenze. Buonanotte e ci vediamo martedì prossimo dalle 9 a mezzanotte sugli stessi canali.